Eccolo! Finalmente! Finalmente! Sta iniziando! Sta accadendo! Sta accadendo! Eccoci! L'accadimento giudiziario è questo! Ragazzi, ci siamo! Siamo pronti per la prossima gigantesca, enorme, pazzesca, biblica, altri aggettivi di grandezza, gargantuesca, enorme, oliosa, ragazzi, Escapia è qui, benvenuti su Escapia, la parola perduta, benvenuti su Escoppola, signore e signori. No, porraccia, ma perché? Io ho un mese che mi chiamavo te e lui, benvenuti su Escoppola. Ma nel senso della coppola, le... No, guarda, io ti darei un Oscar alla rovina. Anzi, un premio Nobel alla rovina. Alla rovina. Alla carriera, alla rovina. Buonasera signori, buonasera Envil, buonasera Borraccia, buonasera Felice! Buonasera! Buonasera Felice di Wikiverse. Wikiverse, buonasera ragazzi, buonasera, non vedo l'ora! È felice, è contento, ed è contentissimo Felice. Sono felice. È davvero felice. Non ho scelta, devo. Ragazzi, stasera è come se ci ritrovassimo alla sessione zero di Lodge, cioè come quella sera in cui Magen dite se ci proviamo, quindi... Che poi l'abbiamo fatta. Sessione zero non l'abbiamo streammata però. Non l'abbiamo streammata, ma questa sera... E dov'è il dottore? Ragazzi, dov'è il dottore? Il dottore, seguite la narrazione, rompete la narrazione. Li abbiamo presi per il culo, non c'è, non c'è mai non stato è coinvolto un in Escapia, non esiste Morgan, è solo, è il gabbro con la maschera. Esatto. È tipo che si leva il casco l'orzotto del gabbro, esatto. Era vero. E dunque ragazzi, benvenuti su Escapia, la parola perduta che darà inizio a quello. Ma manca che... la grafichetta per sapere se questa avventura è collegata Escapia. A Escapia. C'è bisogno del triangolo. Moraccia, se no non la sente. Si dissocia. si dissocia. Io però vorrei salutare, se posso, i saluti a casa come nelle trasmissioni. Saluta, prego. Voglio salutare un certo El Gabbro che oggi mi ha scritto: mi hai rubato il posto, ti querelo, ti denunzio. Il grande Gabbro. Gabbro lo sa, quando vuole lo so. La porta è aperta. Chissà quando... che questo viaggio non potrebbe riservarci qualche sorpresa. Sorpresa. Vero villain, sì, vero è villain. Vero villain, può essere. Vero villain è il Gabbro. Borraccia, ma hai fatto tipo Urgot, ti sei mosso direttamente con la sedia proprio. Volevo alzarmi. Non hai idea di chi sia Urgot? Infatti, potevi dire qualsiasi nome, tipo io avrei risposto allo stesso modo. Non volevo alzarmi. Non volli alzarmi alla sedia, letteralmente. Allora, signori, andiamo là perché abbiamo tanta roba da dire. Dunque, questo, come avete potuto vedere dai nostri post sulla nostra pagina Instagram di questi giorni, che il nostro Envy l'ha attentamente pubblicato, scegliendo attentamente determinati momenti per comunicarvi determinate strategici, cose, proprio strategici. Quelle cose subdole, particolari, per sapere quando è che state al cellulare a scrollare. Arriva là, arriva lì in quel momento. Attivo zacchete. E dunque, noi vi abbiamo già detto qualcosa. Avete già sentito un pochettino, anche mentre noi parliamo, sentite questa musica che sentite già più... è più frizzante, più leggera, è più meno logge, più croccante, ecco. E dunque, noi abbiamo delle cose da dirvi prima di cominciare. E per farlo abbiamo bisogno di un po' di tempo, quindi questa introduzione durerà un po' di più perché dobbiamo comunicarvi un po' di roba che vi guiderà, vi aiuterà ad entrare nell'universo delle Escapiaverse. Ce l'ho io due cose da dire prima che tu cominci a essere sinceri. Prego. Grazie mille Drow Cluin per i tuoi 15 mesi consecutivi assieme a noi. Buonasera nazione, tanta hype per stasera. Grazie mille Drow Cluin. Grazie anche a Envil dal futuro per i suoi 12 mesi assieme a noi.
tanti auguri di buon anno, Envil, e scoppiamola sta live. Grazie mille, Envil. Chiunque tu sia, anche se vieni dal futuro. Artifacts, grazie per i tuoi 10 mesi assieme a noi. Buonasera e buona Pasqua. Avete ragione, signori. Buona Pasqua a tutti. Buona voi. Resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Buon uovo, buon uovo. Buon felice a tutti. Pillone, grazie mille per i tuoi 14 mesi assieme a noi. Deve ancora iniziare tutto, ma so già che il PG di Borraccia morirà male. Vi si vuole bene, Fiore. Perché così. È chiaro, io posso fare qualsiasi PG. Nel primo combattimento i nemici casualmente vedranno in me la minaccia più grossa della loro esistenza. Pasquok, grazie mille per i tuoi 26 mesi assieme a noi. Buonasera ragazzi e buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua anche a te, Pasquok. Buona Pasqua. Ditelo anche voi velocemente senza intripparvi con le parole. Jackart94, grazie mille per i tuoi 29 mesi assieme a noi. E grazie mille al signor Non Te So Di per aver regalato un abbonamento alla nostra community. Grazie mille, grazie, signor Non Te So Di. Grazie, 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 grazie. Ma noi ragazzi questa sera abbiamo un po' di roba da, da mostrarvi. Abbiamo anche delle sorprese per voi che arriveranno durante tutto il ciclo di Escapia. Quindi non perdetevi questa introduzione, non saltatela se la state guardando sul canale rosso, perché ci sono davvero delle cose interessanti che è molto importante che voi teniate a mente e soprattutto veniate a conoscenza. Quindi Borraccia, ci puoi passare? Metto intanto un'altra canzone che ci accompagnerà nell'esplorazione di queste slide, ecco, di queste spiegazioni. Ok, io direi di cominciare appunto dalla prima domanda. Esatto, ovviamente siamo aperti alle domande, poche domande per ogni slide, e andiamo a vedere subito, parliamo immediatamente del setting, dove e quando. Dunque, Escapia è ambientata nei Reami Dimenticati, non c'è luogo preciso, in quanto questa avventura potrà evolversi in qualunque altra parte del Faerûn, senza confini e senza effettivamente un'area di riferimento specifica. Posso dirvi però da dove tutto avrà inizio: Candlekeep. Cronologicamente ci troviamo esattamente nel 1500 CV, e questa è una cosa importante da tenere a mente. Il 1500 CV non è un anno che è stato canonicamente raggiunto dall'ambientazione, e dunque le possibilità sono davvero illimitate. Proprio per questo motivo ho deciso di inaugurare una nuova era che andrà a sostituire la canonica era precedente, ossia l'era dello sconvolgimento, e si chiamerà Era della Nuova Generazione. Quindi ci troveremo in una rivoluzione tempistica, quindi verrà inaugurata questa nuova era. Andiamo avanti, Borraccia. Un motivo per cui hai scelto il 1500 CB, per avere più libertà o per qualcos'altro? No, vabbè, bello, no? Cambia. No, è bello, è bello di per sé. 1500, sarebbe stato strano, cioè il 1504. Quello che mi ha invitato a cambiare è che eravamo sulla soglia di questo nuovo centenario. 1498 CB, 1499 sì. CB. Qui ho detto, ma scusa, ma perché non diamo un taglio a questo secolo e ne iniziamo un altro? Quindi col desiderio di rinnovazione. Un nuovo rinascimento. Nuovo, no, ecco, rinasciamo. Vai. No, ma ci sta, infatti, anche perché mette più libertà, visto e consigliato che canonicamente non è ancora stato spiegato cosa succede in questo periodo. Ma comunque, questa era della nuova generazione. Che cos'è l'era della nuova generazione? Allora, andiamo avanti appunto con le slide. Che cos'è questa nuova era, questa l'era della nuova generazione? L'era della nuova generazione inizia appunto nel 1500 CV. Essa segna la fine dell'era dello sconvolgimento e l'inizio di un nuovo e prospero periodo. Questo arco temporale viene così chiamato a causa dell'elevato numero di nascite verificatosi all'inizio di questo nuovo anno e, contemporaneamente, dell'elevato numero di decessi dovuti alla vecchiaia. Quindi c'è stato una sorta di lavaggio generazionale. Questi dati sono stati registrati dai vari municipi delle città della costa e sono stati comunicati all'Alleanza dei Lord e Candlekeep, ritenute le due principali potenze diplomatiche del tempo. Un vento di rinnovamento soffia sui reami, nuovi giovani, nuove idee, nuove avventure. Promotore di questo nome è stato Janussi, il neoletto custode di tomi dei Candlekeep. Quindi questo Janussi, a quanto pare, è un a questo punto non serve un genio per capirlo, è il nuovo arcimago, colui che tiene le redini di Candlekeep. È il custode dei tomi, mica un tizio a caso, voglio dire.
Stavolta esatto. Speriamo che non faccia time stop e fly. Time stop e fly per andare al bagno. Passiamo alla slide successiva, caro Amber Fake, che pone le basi sulla nascita. Quali sono le basi e la nascita delle Scapiaverse? Le Scapiaverse. Dunque, come voi sapete, no, noi amiamo creare storie unite e mischiate tra loro. Prova ne è stata il Lodgeverse. Bene, ecco, qui stiamo per costruire un nuovo universo narrativo. Escapiaverse. Escapia sarà canonica con alcune avventure che andremo a fare. Quelle che già possiamo citarvi sono Leggenda di Felice, che avete seguito in tanti e grazie ancora, che Felice ci ha regalato questa storia magnifica, e Kiss from the Golden Vault del nostro caro Envil, che attualmente è in svolgimento. Se non l'avete fatto, recuperatevi la prima puntata, che è già disponibile sul nostro canale rosso. Esatto. Quindi, esatto, quindi sono già, queste qui sono già collegate. Come riconoscere le Scapiaverse? Una cosa molto importante che abbiamo già detto nella prima live di Keys, ma è importante ripeterlo, oltre ad una playlist dedicata, utilizzeremo, come è stato per Lodge, utilizzeremo anche un altro metodo per indicare quali avventure, anche future, saranno inserite all'interno delle Scapiaverse, ed è quest'angolino qui. Questo simbolo vi aiuterà a riconoscere le avventure che giocheremo in futuro e che saranno collegate all'universo narrativo di Escapia. Dove si troverà questo simbolo? Lo troverete nell'angolo in alto a destra di tutte le live accomunate, come vedete infatti nella prossima slide. Eccolo già... qua. Già esatto. Appunto si è visto nella live di Keys from the Golden Vault, ma dalle prossime lo vedrete sempre lì. Così esatto. La prossima volta in live non farai tu, esattamente tu che stai guardando questo video, non farai "ah, ma è collegato all'oggio, no, non c'è sto anche vincato". Trovi tutto lì nell'angolino, così non c'è bisogno di chiedere. E poi dico, ora noi abbiamo fatto tutta questa presentazione con ci le... saranno lo stesso. Aspetta, con le slide, la spiegazione. Un applauso al grafico. Un applauso al grafico, ovviamente. Che sei... è bellissimo. Questi sono due punti in più per la tesi, queste PowerPoint. Comunque, tutte queste domande a cui stiamo dando risposta, i nostri video non avranno commenti. Perché già sanno tutto, quindi non c'è bisogno di commentare. Noi chiederemo nei commenti, ragazzi, non commentate. No, avete detto tutto, non c'è niente da chiedere. Vero, hai ragione. Scenario apocalittico ma possibile. Apocalittico. Dunque, ragazzi, qui che vedete, dove troverete l'angolino dedicato al collegamento Escapiaverse, oppure no. Esatto. Ora ci possiamo andare avanti. Ah. Ecco noi, e arriviamo qui, nuovissimi e originalissimi archetipi. Infine, ecco una novità. E se vi dicessimo che alcuni dei personaggi avranno un archetipo originale creato dal proprio giocatore? E se vi dicessimo che questi archetipi saranno disponibili sul nostro store di Dungeon Masters Guild? Non c'è il punto interrogativo alla fine. Ve la dico io il punto interrogativo, ve lo dico io! Lo che me lo sono dimenticato! Bellissimo. Però, ragazzi, è vero. I ragazzi qui presenti, Envil, Borraccia, Felice, stanno creando, alcuni hanno già creato, i loro archetipi. E, come tale, abbiamo deciso di creare dei moduli singoli e affiancarli a un'altra cosa che tra poco vedrete, che appunto... troverete sul nostro store di Emsguild. Borraccio, sì. Possiamo andare avanti? Sì, sì, è vero. A tal proposito, lascio la parola a Emil, sì. Una cosina che volevo dire sugli archetipi nasce proprio dalla nostra reale intenzione di giocare delle classi che rappresentino in tutto e per tutto, anche nelle sue meccaniche, il tipo di personaggio che vogliamo andare a giocare. Ricordiamo comunque che questo è una timeline del Ferun, non so se andremo da altre parti, completamente alternativa. E visto appunto la nuova età, la nuova era, tra virgolette, non è strano che sorgano nuove anche forme di magia, se vogliamo. O forme comunque, altri modi per combattere, per fare determinate cose. E quindi ci siamo sentiti proprio liberi di... dire anche la nostra, anche a livello proprio di game designing in sé, di ciò che appunto vogliamo effettivamente giocare. Quindi arrivato a questo punto, una volta che lo crei, perché non dare la possibilità a chi ci segue di poter giocare l'archetipo che vedono, anche gli incantesimi homebrew, perché ci saranno un sacco di cose all'interno di questi moduli, ci saranno incantesimi e ci sarà anche altro. Quindi quando saranno pronti, ovviamente, non si sa per il momento. Però... e questo è il mio archetipo, visto che giocherò uno stregone
lo stregone sceglie il suo archetipo prima rispetto alle altre classi e sarà per l'appunto un oniromante. È da sempre, quando ho iniziato a giocare a D&D, che mi piacerebbe provare a giocare uno stregone basato sui sogni, sul sonno e tante altre cose. Quindi per il momento ci sto lavorando, sono già a ottimo punto e vi sapremo dare più notizie in seguito. Man mano, però esatto, non aspetterete tantissimo. E questi documenti, questi nuovi questo nuovo contenuto avrà luogo mentre Escapia va avanti, quindi probabilmente al massimo entro un mese dalla fine di Escapia avrete tutto quanto disponibile sul nostro store. La prima che vedete qua, pian piano li spereremo tutti, ma da qualche parte bisogna pure iniziare. Nuova origine stregonesca, oniromanzia, prossimamente appunto su DM's Guide. E poi ci sono gli altri due, gli altri due, andiamo avanti appunto. Non è finita qui. Abbiamo il bardo di Borraccia, il collegio delle se sa cosa, collegio delle e il ladro di quindi arriveranno anche questi. Quindi ragazzi, non mancate di seguire Escapia, perché ci sarà tanto contenuto e tanto modo di venire sempre più a contatto con i giocatori e anche con la storia. Che dico con la storia? Borraccia, portaci alla prossima slide. Ok, aspetta che si è persa questa slide, non so perché. E dunque, eccola, ci siamo? Qua. Sì. Ci siamo. Ed eccola qui. Eccolo, l'immancabile guida al setting di Escapia. Una guida pratica per esplorare ciò che giocheremo e il nuovo setting utilizzato per questa prima stagione di Escapia. I mostri dell'avventura, curiosità sulla neofondata Accademia di Arcanologia di Candlekeep, gli indovinelli e le loro soluzioni e approfondimenti dettagliati su lezioni e corpo docente dell'Accademia. Prossimamente su Dungeon Master's Guild anche questa. Che questa qui appunto, la copertina è provvisoria, sarà il modulo che accompagnerà gli archetipi che potranno appunto accostarsi mano a mano all'ambientazione. No, i disegni sono del nostro caro Saso, immancabile, nostro ormai carissimo Saso, e non è finita qua perché la prossima sessione vedrete anche qualcosa di molto più bello, quindi non mancate di seguire gli altri episodi di Escapia. E questo è tutto ciò che adesso vi introduciamo con Escapia. Ultima cosa, stiamo facendo questa cosa proprio perché giocando Lodge spessissimo ci avete chiesto se fossimo stati disposti insomma a creare un manuale di Lodge, e siete stati in tantissimi a richiederci questa cosa, e noi ascoltando il vostro feedback e collezionando effettivamente pareri, anche consigli, avendo anche la giusta dose di creatività, si può dire, stavolta creeremo tutto di passo passo, ok? Esatto. Creeremo tutto man mano che esce Escapia, quindi ci piace pensare che alla fine voi avrete già tutto disponibile al download qualora voi voleste giocare la vostra Escapia, con appunto i mostri creati da Amberdale e alcune regole che userà lui, alcuni indovinelli, così come i nostri archetipi, i nostri incantesimi, varie cose. Quindi ogni tanto in live ci vedrete lanciare degli incantesimi o usare delle feature che per il momento voi non potete consultare. Vi diremo brevemente quello che fanno in sintesi. Poi ovviamente sta a voi voler approfondire o meno quel determinato cammino, quei determinati incantesimi, quei determinati mostri, insomma. Esatto. E alcuni chiedevano anche della guida di Solomon. Ragazzi, non abbiamo dimenticato la guida di Solomon. Attualmente è un progetto che sta lì, non l'abbiamo, uscirà. Lodge attualmente è chiusa. Questo è un progetto fresco, nuovo, a cui stiamo dedicando molta forza e molta attenzione. Ma anche quello uscirà. Cioè, state tranquilli che faremo tutto con calma, ma faremo tutto. E dunque, io direi di presentare i personaggi che questa sera daranno inizio a questa nuova storia. Caro Borraccia, se puoi seguirmi ancora una volta. Sì, il novello del due dente, del tridente, questa volta sarà del due dente. E dunque,
iniziamo presentando il primo personaggio. Il personaggio del nostro caro Borraccia. Ah, cominciamo col primo, Pescheria, esatto, di Escavia. Pescheria di Escavia, vai! Allora, il mio personaggio si chiama Philippe Sortier ed è un umano ed è un bardo del collegio di... non si sa ancora. Ancora non si sa, livello 2. Appunto. Nonostante abbia sempre avuto tutto a disposizione, Philippe si è sempre sentito insoddisfatto della vita sotto la sua prestigiosa famiglia e ha cercato un modo per esprimere la sua creatività e la sua passione per la musica. Con più di 16 anni la sua famiglia ha deciso di mandarlo a studiare all'Accademia di Forte Candela, / Candlekeep, chiamatelo come preferite, nella speranza che potesse imparare a diventare un nobile raffinato e istruito. Tuttavia, Philippe si è dimostrato fin da subito un pessimo studente, incapace di concentrarsi sui libri e sulle lezioni. Invece, ha passato gran parte del suo tempo a suonare il liuto e a cantare nelle taverne della città, attirando l'attenzione di molte persone con la sua bellezza e talento musicale. Forte Candela, o Candlekeep, però, sembra non trovare il giusto spazio per la sua creatività, e essere additato come nullità è una cosa che lo fa sentire triste e frustrato, in quanto nessuno dei suoi professori sembra capirlo. Il suo motto è: se il sole bacia i belli, allora io ci sono andato sicuramente a letto. Ovviamente. Il nostro caro Filippo. 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 Porca puttana, se cominciamo con sto fatto gli accenti, io vi mando a cagare. Com'è che si chiama? Filippo. 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 Non allungare le L. Borraccia, lo fai apposta. Comunque. Sì, comunque è vero. Lo fai apposta, Borraccia. Filippo. Giusto, Filippo. Filippo. Ok, Filippo. Okay. Come Filippo, senza la O. Filippo. Filippo. Renderemo canon anche questo accento certo di sì, canissimo. Canonissimo. Ovviamente. E poi ci spostiamo verso il personaggio del nostro caro Felice. Ah. Il nostro caro Etienne. Etienne, umano, di secondo livello, classe ladro, vedremo che cosa di preciso. Etienne, amante della poesia e del bello, edonista ed esteta, addestrato sin dalla nascita a impugnar lo stocco e alla poesia. Figlio di una ricchissima e influente famiglia, si innamorò della politica, dell'ars oratoria e della nobile arte della scherma. Studente assetato di sapere, ma spocchioso, presuntuoso e quasi incapace di affrontare una discussione in modo civile. La sua lingua è tagliente, il suo carisma è supportato dalla sua vasta conoscenza di documenti e testi, sempre alla ricerca di nuove sfide per la sua mente e il suo corpo. Ciò che gli manca, però, è l'esperienza di vita. Non c'è nulla che non è in grado di fare, a detta del suo smisurato ego. E ciò che ancora non conosce è solo questione di tempo, prima che lo apprenda. Sempre a detta del suo ego, questo carattere spesso lo porta a vantarsi di saper tutto e poi sbagliare rovinosamente, affidandosi soltanto alle sue abilità oratorie, per mettere in risalto gli errori dell'interlocutore, piuttosto che i suoi. Il suo motto è: volsi lo sguardo verso il bello, vidi i miei occhi. Tutta gente umile comunque fino ad ora, ovvio, senza ego, senza, cioè, proprio allarme Garrett. Allarme Garrett, allarme proprio. E dunque, ragazzi, questo era Etienne, un altro dei giocatori, e infine ci andiamo dritti verso l'arcobaleno, il personaggio di Anvil, il nostro caro Felix del Tulipano. Sì, Felix del Tulipano. Tupitano. La sua razza è umano, è di secondo livello, appunto è uno stregone del cammino della stirpe degli oniromanti, quindi oniromanzia. Felix del Tulipano, solare, idealista, riflessivo, estroverso ma anche ottimista e curioso per natura. Non si dà mai per vinto ed è convinto che un giorno tutti ammireranno i suoi strani incantesimi. È un gran dormiglione, è un grande amante della magia. Tale connubio lo si può soprattutto trovare nella sua particolarissima, ma quanto unica, appunto, forma di magia, l'oniromanzia.
Nato in una famiglia di umili origini a Baldur's Gate, grazie alle sue innate abilità inizia a essere conosciuto nelle terre vicine a quelle di casa sua e viene notato da un'organizzazione chiamata Cognoscenti Esoterica, in particolare da un certo Ardruk Karimorte. Questo individuo gli garantisce una via d'accesso a Candlekeep per imparare a dominare i suoi poteri. Adesso Felix sembra aver trovato un equilibrio, è ben consapevole che la sua classe è tra le ultime ruote del carro e che di certo non è uno studente modello. Eppure, nel cuor suo sa che un giorno arriverà anche il suo momento di brillare. Il suo motto è: massimo risultato, minimo sforzo possibile. Non è per questo che studiamo, prof. Che paradossalmente è lo stesso concetto che utilizzo al lavoro. Questo, salutiamo gli amici del lavoro del Borraccia. Ciao lavoro. Come avete potuto ascoltare dall'ultima parola pronunciata dal nostro caro Anvil, prof, in effetti i nostri cari personaggi sono degli studenti. L'età oscilla tra i 15 e circa i 17 anni. E noi iniziamo. Proprio da qui. Borraccia, se ci sono ringrazi. Sì, abbiamo qualche ringrazio prima di cominciare. Aravad, grazie per i tuoi 9 mesi assieme a noi. E ci scrive: in ogni caso io mi dissocio. Non ricordo da cosa si dissociava, però va bene lo stesso. Va bene. Tetozen, grazie mille per i tuoi 3 mesi assieme a noi. Salve, sono arrivato alla terza stagione di Lodgeverse. Ancora un paio di mesi e mi porto in pari. Bravi, bravi, bravi. Grazie mille, Tetozen. Grazie mille. Grazie. Nick Dinamite, grazie per i tuoi 36 mesi assieme a noi. Finalmente l'Escaviaverse. È arrivato finalmente, Nick. Grazie mille. Grazie anche a Epicirio per i suoi 7 mesi assieme a noi. 7 mesi con la diventinazione. Grazie mille tanto, Epicirio. Grazie anche a Beponzo per i suoi 4 mesi. Buonasera, buonasera anche a te, Beponzo. E ringraziamo anche 123 Staru per aver regalato un abbonamento alla nostra community. Grazie mille, 123 Staru. Grazie, 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 grazie. Ragazzi, siete tantissimi comunque. Sì, che bello. Benvenuti o bentornati. Bentornati. Dai, dai, dai. E allora, iniziamo. Sono scomparse le cam, Borraccia. Sono scomparse le cam? Ok, yes. Aspetta. Ora dovrebbero esserci. Perfetto. Ci siamo? Ok. Sì, sì, sì. Dai. Bene. Iniziamo da qui. La veste bianca ricopre un corpo alto, non muscoloso, snello, ma a tratti imponente, come se questo corpo avesse sudato tanto per essere qui, come se avesse deciso che il suo giorno finalmente sarebbe arrivato. Sudore, stanchezza, impegno e infine orgoglio. I tuoi occhi si aprono, Felix. Inizi a sentire come una sorta di una sorta di brivido lungo tutta la schiena che alla fine si consuma alla vista di questa camera. Una camera da letto bellissima. Fuori dal grande balcone, la tua amata Baldur's Gate. Sei tornato qui dopo tanti anni per prendere le redini
di quella posizione da te tanto agoniata. Arcimago di Baldur's Gate. Il primo arcimago di Baldur's Gate, la capitale di tutta la Costa della Spada. In poco tempo hai rivoluzionato una città. Hai smantellato quella che era la guardia cittadina dipendente da ordini mercenari, il pugno fiammeggiante, e le hai sostituite con guardie ben addestrate, fedeli, balduriani di prim'ordine. Insieme a questi hai ripulito le strade, messo a nuovo ogni edificio, eliminato la povertà. E tutti adesso contribuiscono alla rinascita di quello che è l'orgoglio della Costa della Spada. Infine, una volta che sei riuscito a mettere in piedi tutto questo, è arrivato il momento di evolvere, il momento del progresso. Hai fatto costruire un meraviglioso, gigantesco teatro. Un teatro simile a quello che potrebbe essere il Colosseo. Un'arena, forse. Alcuni potrebbero vederci un'arena, ma l'hai fatta costruire per dare al popolo un segno di apprezzamento verso la loro fedeltà, verso il loro impegno, lo stesso impegno che tu, dal momento che hai messo piede all'Accademia di Arcanologia di Candlekeep, hai messo per risalire tutta quella piramide che ti ha portato finalmente a essere apprezzato, ad essere conosciuto. Io mi guardo intorno, poi evoco con uno schiocco di dita il mio famiglio, una tartaruga centenaria, e la evoco proprio intorno alle mie braccia, la afferro come fosse quasi un figlio, e accarezzo la sua testolina. Senza il minimo sforzo, le tue mani richiamano il tuo leggendario, oramai famosissimo famiglio. Questa tartaruga, che adesso conta più di 1200 anni, Yon, una piccola tartaruga con un piccolo cappuccio e una piccola pergamena attaccata alla schiena, e la sua immancabile candela, che di tanto in tanto utilizzi come lumino per la notte. La osservo, proprio metto la sua faccia davanti alla mia, poi la faccio sporgere intorno al balcone, faccio: osserva, Yon, questo è quello che abbiamo costruito, finalmente. Ci abbiamo messo un po', è vero, ma alla fine il nostro sogno si è realizzato. Nessun più conflitto, nessuna guerra, soltanto pace, prosperità, riposo. Mentre la piccola ti guarda, Borraccia, cosa succede con le gambe? Se non ti sentiamo, Borraccia. Lo switch finestra, non so come mai da questo. Ok. Problema. Questa ti guarda con gli occhi sgranati. Dopodiché ritorna su Baldur's Gate come se fosse, come se fosse già a conoscenza di tutto quello che gli stai dicendo. Poi improvvisamente fa come se si volesse staccare dal tuo braccio e volesse arrivare per terra. Io l'appoggio, perdendo un attimo la mia compostezza. Cosa fa Yon? La poi tartaruga. L'appoggio dopo un po'. La tartaruga inizia a camminare molto lentamente verso quella che è la porta. Dopodiché alza la candela e te la indica. Dopodiché fa così con le mani, come a indicarti di sbrigarti o farai tardi.
Io mi soffermo un attimo. Che cosa dovevo fare? La mia testa diventa sempre più confusa, come se effettivamente qualcosa in questa situazione non tornasse. Quasi istintivamente evoco la mia mano magica, aprendo la porta. La porta si apre e conduce su un corridoio buio. Poi la tartaruga, non appena apri la porta, scompare. Non ricordi di averla richiamata, ma forse è meglio così. Yon. Inizio a affrettare il passo. Preoccupato guardo il corridoio e l'oscurità che c'è appunto in questo corridoio. Inizi a camminare e man mano che ti avvicini a questo corridoio cominci a perdere visione delle tue mani. È buio. Piano piano cominci a sentire, come alla fine del corridoio, un vociare sempre più vicino. Vedi che davanti a te uno spiffero lascia entrare un filo di luce, un'altra porta. È questo. Evoco di nuovo la mia mano magica e mentre mi avvicino apro la porta un po' per vedere all'interno, mi affaccio. Non appena inizi a aprire la porta, una banda inizia a suonare. I tuoi passi vengono accolti da due paggetti che ti tirano dalle braccia e ti portano davanti a tutto il teatro. Ti ritrovi in questa situazione qui. Signori e signori, l'arcimago di Baldur's Gate, Felix del Tulipano! La folla inizia ad alzare la voce. Inizia ad accoglierti e continua a applaudire, continua a far festa alla tua presenza. Vedi i tuoi occhi che si riempiono di stupore non appena questi colori e queste braccia alzano candele e luci. Alcuni maghi più inesperti cominciano a evocare sprazzi colorati, luci danzanti, mentre colombe si librano sopra il porto di Baldur's Gate, mentre tu col tuo bastone, che prima non avevi, e questa tunica bianca splendente, la veste dell'arcimago di Baldur's Gate, adesso sei lì, pronto a pronunciare le parole che tanto la gente attende. La banda passa velocemente i toni della sua canzone e tutti quanti aspettano trepidamente che tu apri bocca. Alzo il bastone, non dico niente perché sono sgomento e non saprei cosa dire in questa situazione, quindi alzo il bastone. Non appena alzi il bastone, quasi come se avessero capito ciò che vuoi dire, si rilanciano in un nuovo urlo. E lentamente la gente porta gli occhi verso l'arena, questa arena dove sembra che adesso stiano entrando due uomini armati e non solo armati di armi, ma anche di armature, con in mano due spade e l'altro un martello. Mentre guardi tutto il teatro e la folla in visibilio, accanto a te una donna arriva e ti tocca la spalla. Arcimago? La guardo. Venga, prenda posto.
La donna ti sorride con un viso meraviglioso. L'ho mai vista? Sì, sì. Chi è? Come la percepisco? È una donna che aiuta la vostra signoria a adempiere ai suoi doveri. Diciamo che è la vostra aiutante. Ok, la seguo. Mi sento un po' stranito. È normale, oggi fa particolarmente caldo. Venga, si sieda. No, non credo che sia il caldo. Arcimago, si sieda. Venga. Ma sì, non sarà niente. Va bene. La seguo e dopo poco mi siedo. La folla continua il suo vociare. Ti siedi sul grande trono riservato all'arcimago. Dopodiché ti metti comodo. Arcimago, non crede che si stia dimenticando qualcosa? Io stavo fissando il vuoto in quel momento, mordendomi il dito. Cioè, eh? Cosa? Arcimago? Sì? Non crede che stia dimenticando qualcosa? Arcimago? Arcimago? Arcimago Felix? Felix? Felix, dannazione! Improvvisamente un botto. Forte, di colpo. Come se tutto l'intero scenario tremasse. E all'improvviso ti blocchi, ti fermi. Improvvisamente ti ritrovi all'interno di questa classe. Davanti a te incontri immediatamente lo sguardo dei tuoi compagni, Philip ed Etienne, seduti al banco che ti guardano mentre sogghignano, e tu che sei attaccato, sei praticamente sospeso con la sedia, con le spalle al muro e gli occhi spalancati. Umbè, disattiva e riattiva la webcam, sei bloccato. Ok. Quindi mi sono appena svegliato. Sì. Chi ha sbattuto sul tavolo? Davanti a te gli occhi dell'odio, in un certo senso, di quest'uomo, o meglio questo spettro, è il professor Meristo di trasmutazione. Davanti a te quest'uomo che galleggia in aria ti guarda dritto negli occhi, mentre Etienne e tu, Philip, lo guardate seduti ai banchi. Sì. Io faccio un sonoro sbadiglio e faccio: che succede? In piedi adesso, Felix. Mi scompiglio un po' i capelli. I miei capelli sono sempre disordinati e di una moltitudine di colori, tra il viola e il blu. E mi alzo in piedi, ancora un po' preso dal sonno, con gli occhi mezzi socchiusi, quasi barcollo. Sei dei nostri, caro Felix? Sì, oppure sì, no. Vuoi dormire un altro po'? Io mi tolgo gli occhiali e me li pulisco. No, no, stavo ascoltando, professore. Ah, sì? Sì. E cosa stavo per fare? Stavo per sbattere i pugni sul mio banco. Voi due cosa fate mentre lui risponde così? Io rido. Io sogghigno appunto sotto i baffi, ma nel frattempo sto con la penna scarica, sto scrivendo sul banco di legno. Ok. Professore, forse non ama così tanto le sue lezioni, se gli viene così facile dormire, non credo. Tu fa silenzio, Etienne, che tra poco iniziamo il compito. Stiamo facendo questo, Felix. Stiamo per iniziare un nuovo compito a cui darò un voto. Compito? E non è perché sono un ti guarda, ti fulmina con lo sguardo. Quando l'ha detto, professore, di questo compito?
Da una settimana oggi impareremo un nuovo incantesimo. Davvero? Quale? Non vi piacerà. È un incantesimo con delle componenti davvero particolari e soprattutto difficili da eseguire. Quindi... E allora perché lo facciamo se è difficile? Philip, io capisco la vostra situazione, capisco professore, che... Professore, posso sedermi? Sì. Grazie. Capisco la vostra situazione. Mi metto comodo e sistemo il cuscino che ho nella... che avevo sopra il banco, lo metto sotto il mio sedere. Capisco che la vostra situazione, capisco che non è un momento facile per voi, ma dovete continuare a impegnarvi, siete già a un passo dall'espulsione. La classe S inizia a volteggiare per la stanza. La classe S è una delle peggiori dell'Accademia di Arcanologia, della neofondata Accademia di Arcanologia di Candlekeep. E Giannussi ha già dato il suo consenso per darvi un'insufficienza fatale. Quindi. Fatale cosa si intende? Fatale che ti boccio, Filippo. Ti boccio. Di nuovo. Professore, perché siete assegnato proprio a questa sezione, se posso? La A era troppo piena? No, ce l'abbiamo anche quelle altre sezioni. E che qualcuno di voi si deve... Ci avete fatto caso che siete in uno stanzino con soli tre banchi? I migliori devono stare separati dal resto. No, i peggiori devono stare separati dal resto. Tu, caro Philip, sei una fregatura con gli incantesimi e sei stato più volte segnalato per molestie con quella dannatissima chitarra. Molestie? Tu, Felix... Sei stato segnalato più volte perché ti addormenti in classe neanche fossi un narcolettico. Ho una malattia. Non è vero. L'ho spiegato. No. Ho la malattia del sonno. I chierici di Ogma hanno detto che non sei malato, quindi tagliala. Tu invece, Tien, devi smetterla di prendere in giro i professori. Non sempre quello che dici è giusto, ok? Ok. Iniziamo subito! Inizia a voltarsi e volare sopra la cattedra e si siede al posto. Prima di iniziare posso andare al bagno, professore? No! Mi scappa. Non mi interessa. Farò rapporto ai suoi superiori qualora dovessi puoi fare farmi rapporto la pipì addosso. A chi vuoi. Puoi fare rapporto a chi vuoi. Cioè, sta per iniziare il compito e tu non ti muovi da qui. Ok? Bene. Dopodiché si siede. Oggi, come vi dicevo, faremo un compito. Un compito che mi aiuterà a capire se meritate di seguire ancora la mia classe oppure no. Io mi appoggio rumorosamente al banco, tipo in questo modo, con la mano che sorregge il mio volto, sbuffo un po' facendo voleggiare i miei capelli e guardo sia Etienne che Philippe e faccio... Che palle... Batte le mani. Improvvisamente sul vostro tavolo appaiono tre piccoli pezzi di filo di fil di ferro. Guardate più attentamente, sembra essere rame. Sono dei piccoli fili di rame lunghi così. Quello che avete davanti è una particolare componente materiale utilizzata per un particolare incantesimo. Prendete il vostro libro di trasmutazione, tomo base per incantatori, a pagina 10. Veloci. Professore, l'ho dimenticato nel dormitorio, posso andare a prenderlo? Il suo dito si alza, il libro davanti al suo petto si sposta immediatamente sul tuo banco e... Usa il mio. Che pagina, professore? 10. Mancano i miei 10. Punti qua, ovviamente. Philip! Pagina 10. Raggiungete la pagina chiesta dal professore. Eccola qui, pagina 10, trasmutazione, tomo base per incantatori. Lui afferra un altro libro, lui lo ripete quasi a memoria. Un trasmutatore si specializza nello studio degli incantesimi che modificano l'energia e la materia.
Per lui il mondo non è qualcosa di fisso, bensì altamente mutevole, e il trasmutatore ama l'idea di essere una delle cause di questo mutamento, manipolando la materia prima della creazione e imparando ad alterare sia le forme fisiche che le qualità mentali. Mi stai sentendo, Etienne? Certo, professore. Bene, via quella matita dalla bocca. Vedete che il professore è un uomo abbastanza distinto. Ragazzi, intanto, prego, se volete fare qualcosa mentre lui sta spiegando, potete dirmelo. Io... Vai tranquillo. Vai, Borraccia. No, mi fa ridere concettualmente di... Mentre il professore spiega, voi cosa fate? Cosa fate? Cioè, dai per scontato che faremo qualcosa. Cioè, ma sì, ma certo. Allora, vai. Siccome lui mi ha dato il suo libro... Ok, sì. Per finta, tra virgolette, comincerò a scarabocchiare sulle pagine del suo libro. Come se stessi vendendo appunti tipo sottolineo cose inutili o scrivo testi di canzoni che mi vengono in mente. Ok, tu vedete che piano piano, mentre vi voltate, perché sono ragazzi soltanto tre banchi in questa stanza, mm-hmm. Cioè ci siete soltanto voi tre, e vi voltate, vedete che Etienne sta cominciando a scrivere, a fare disegnini sui lati del libro. Etienne, scusate, Philip, sta cominciando a fare dei disegnini sui lati del libro. Voi siete ben consci che quello è il libro del professore. Comunque, tu, Etienne, cosa fai? Io aspetto che abbassi lo sguardo sul suo libro, dopodiché faccio quello che veramente i miei alunni fanno a scuola tentando di fregarmi, cioè busso sotto il banco. Ok, vi voltate immediatamente, il professore si volta. Volta verso la porta. E non appena si volta, vedete che quell'occhio attaccato alla cattedra si volta verso di te. È la prima occhiata. Etienne, vedi di smetterla. Mm? Oh, scusate, mi faceva male sta cosa e mi sono grattato qua sotto. A posto. Prego, continui. Felix? Io niente, sto seguendo veramente. Felix è molto studioso quando è sveglio. Ok. Lui continua a parlare. Oggi faremo un nuovo trucchetto. La magia messaggio. Trasmutare il pensiero in parola pensata. Oggi impareremo qualcosa che vorreste avere in quei momenti in cui non riuscite ad essere dove vorreste che foste. Potete usare questo trucchetto per parlare con qualcuno distante anche 40 metri. Si tratta di comunicazione istantanea e non percepibile, dato che solo il bersaglio sente il messaggio e funziona anche attraverso gli oggetti solidi. Il movimento delle mani è abbastanza complicato, ma non impossibile. Rivediamo insieme i movimenti. Ora, seguitemi. Borraccia, passaci sulla schermata della lezione. Cosa? Bene, signori, io prima di incominciare la live ho chiesto al nostro caro, a tutti i miei giocatori, di prendere qualcosa che sia... sono in grado di tenere in equilibrio sulle dita, che poteva essere una forchetta, un cucchiaio, una mano. Ora ho capito perché. Dobbiamo fare la componente somatica di questo incantesimo. Lui vi dice: guardate bene, prendete il filo di rame rappresentato dal vostro strumento, io un cucchiaio, tre dita. Il filo di rame va su queste tre dita, due dita. Fate scendere il filo di rame su queste due dita. Dopodiché, da due dita, un dito. E fate scendere il filo di rame sul dito, in equilibrio. Una volta che avrete fatto questo, avrete imparato le componenti somatiche di questo incantesimo. Attenzione! Darò un voto a ognuno di voi. Professore, posso aiutarmi pure con l'altra mano? Ovviamente. No, quale altra mano? Le due mani devono riuscire a passarsi questo equilibrio. Allora, signori, avete capito? Ora parliamo off game. Avete capito qual è il movimento? Io stavo ruolando.
Quindi aver boostato destrezza mi è inutile perché devo essere io a fare la componente, giusto? Ok. Dovete riuscire, dobbiamo imparare la componente somatica di un incantesimo messaggio. Io vi dico questo, se voi riuscite nell'esercizio ottenete messaggio come trucchetto gratuito. No! Okay, allora cosa bisogna fare? Allora, vai. Era, tienilo su tre dita. Era tre dita. Off game. Si comincia con tre dita, dopodiché, e metti due dita sull'altro. Da tre dita scendi a due, vabbè, devi farlo cadere su due dita, e da due dita su un dito. Ah. Se riesci a farlo stare in equilibrio sull'ultimo dito, ottieni l'incantesimo. Ma io ho il filo di rame, un po'... filo di piombo. Sbagliato. Provateci. Okay. Uno alla volta o tutti insieme? Vabbè, no, fate tutti insieme, vi controllo. Il professore inizia a girare tra i banchi mentre cercate di imparare le componenti. Allora, io farò questa cosa, Felix farà questa cosa. Fisserà il suo filo di rame proprio reggendolo con tre dita, facendo una fatica immane. Sembra che non voglia proprio togliere nemmeno un dito. Sta meditando un sacco sull'equilibrio o meno di questo oggetto. Poi guarda Etienne e Filippo solo per un attimo. Come siete voi? Ce l'ho fatta! Bravo, Feli! Io non ce la farò mai. Ci provo anch'io, eh. Ci provo anch'io. Come lanciare messaggio tutorial. Bellissima sta cosa, è geniale. Alla fine, quando farete tutto senza, sarebbero i movimenti che farete per lanciare messaggio. No, è fantastico! Devo trovare un'altra matita. Componenti somatiche, bellissimo! No, più che altro con la matita è difficile. Dovete solo farla cadere, vedete se riuscite a farla cadere. Non serve che lo fate tum 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 tum, basta soltanto che... Ecco fatto. Ci sei riuscito, borraccia? Bellissimo, va bene. C'è il fatto di nuovo. Ho pregato il professore. Allora... Perciò, forza, Anvil. Devo tenerla così? Prima tre, poi tre, poi tre, poi due, poi uno. Ma gira, non ho lo strumento. Borraccia, c'è riuscito, provaci. No, non ecco posso qua. Farcela proprio. È di un equilibrio troppo strano. Farla anche cadere. Anche... Cade da sola con tre dita. Con tre dita. Ma anche cadere piano piano così. Con due e poi con la appoggi, appoggi solamente su. Quella singola non ce la fai perché non hai riposato abbastanza, gli dico. Non posso togliere le altre. Ma devi farla cadere sull'altra mano. Cioè da tre scende a due e poi da due scende a una. Sull'altra mano devi farlo, no? Sulla stessa. Cioè sono a tre dita, no? La devo esatto. Farci... ma non si può fare. Metti due dita nell'altra. Ma da che altezza devo farla? Ma dove te pare, basta che la fai passare, una robetta così. E che rotola, capito? Lo so. E tu pensi che imparare la magia è così semplice? Tu stai usando una penna, quello là devo usare il filo di rame, che è ancora più piccolo. Pensa al filo di rame. No, non ci riesco. Io col cucchiaino mi sto divertendo un casino. Uso la graffetta. La graffetta. Non ci riesco minimamente. Ok. Allora. Non posso farlo. Cercate di impegnarvi. Chissà in chat chi lo sta facendo pure. Provateci anche a casa. È vero? Ci saranno anche altre lezioni, non solo come questa qui, ma anche per altre cose. Ci saranno altre lezioni, la possibilità di ottenere anche altre cose. Allora, dunque, dato che avete fatto questa prova, alcuni ci sono riuscite e sono tutti a terra. Con la forchetta, sì, fatto con la forchetta. Allora, alcuni ci sono riusciti, altri non ci sono riusciti. Dunque, Borraccia, hai preparato i livelli testuali che ti avevo chiesto? Sì. Ok. Allora, il professore inizia a girare tra i banchi. Vi do un'ultima possibilità per riuscirsi in roleplay. Allora, caro Felix, tu che non sei riuscito a farlo in real, fammi un test di... un check di destrezza, classe difficoltà, facciamo un 9. No. 8, va bene. Proverai, ci riuscirai quasi, riuscirai a seguire i movimenti. Lui ti guarda. Devi allenarti ancora un po', Felix. Ma credo che per questa volta un 5 basti avanzi.
5 su 5, no? 5 su 10, ovviamente. Ma non è così male. Ora ci puoi mettere voto 5. Ok. 5 su 10. Beh, sì. Non è male, professore, sono a metà strada. È incoraggiante. Se fossi nella sezione A sarebbe incoraggiante. Nella sezione S è un suicidio. Comunque, Etienne riesce a farlo al terzo colpo. Vedo dei miglioramenti nei tuoi movimenti, ma non ci siamo ancora. Accontentati di un 6. Il professor Meristo è un professore che, diciamo che... non è il più simpatico dei tirato coi voti. Tirato coi voti, sì. Mentre appena si avvicina a Philip, vedi che ci stai provando, vedi che muovi le dita come se fossero sulle corde di una chitarra, dice: forse il tuo strumento può quasi aiutarti in questo esercizio. Forza con quelle dita, ci sei quasi. Sì, ok, d'accordo. Per te va bene anche un 6,5, caro Philip. Un 6,5? Ma è fantastico, professore! Ah, mi aspettavo un elementare. Posso andare in bagno adesso? Mi alzo e comincio ad andare verso la porta. Sì. Possiamo mangiare qualcosa? Siamo stanchi, sa? Sì. Tanto. Guarda il povero Felix. Dove riposare? No, io sto benissimo, a dire la verità. Professore, qual è il prossimo argomento della lezione? La lezione per oggi si conclude qui perché vi devo portare giù al campo d'allenamento. La cara professoressa Vanneria vi istruirà nel prossimo insegnamento. Che figata, si fa pratica, eh? La vedo stanco, professore, tutto a posto? No, cioè, è successo qualcosa a casa? No. Appena ti guarda, sei un fantasma. Lui ti guarda e dice: sì, è successo qualcosa a casa, Etienne. Questo è, ma lei dove abita essendo un fantasma? Vedi che per un attimo. Poco tempo, pochi secondi dopo, vedete che dice: recatevi giù nel cortile e poi andate velocemente alla sala d'allenamento. Vi attende la professoressa lì. Va benissimo. Va bene. Grazie, professore, mi raccomando, su di spirito. Ah, professore, il filo di rame posso tenerlo? Vorrei fare pratica. Puoi tenerlo. Grazie. Buona giornata. Grazie. Sentite, professore. Il professore si lancia contro un muro e piano piano rimanete soli. Ah, scusate, ho sbagliato traccia. Rimanete nuovamente soli. Rimanete rimanete appunto qui, soli e soletti. Dunque, diamo un attimo anche di background adesso che vi siete un attimo riassestati dopo questa prima veloce lezione. Voi siete appunto dell'Accademia di Candlekeep, siete della sezione S, una sezione che racchiude i peggiori della scuola. Chi per un motivo, chi per un altro, è stato spostato qui per varie cause. C'è chi disturbava troppo, chi dormiva troppo, c'è chi invece osava troppo sia con le parole che con i fatti, per poi ridursi a una accozzaglia di brutte figure. Sul vostro petto c'è questa spilla che vi faccio vedere. Le spille di Candlekeep, dell'Accademia di Arcanologia di Candlekeep, mostrano la lettera della sezione. Voi siete sezione S. Vedete che c'è quella lettera che volteggia all'interno di una gemma e sembra appunto che sia quasi eterea. La spilla è attaccata sulla vostra uniforme della scuola e resta lì
per tutto il tempo in cui non siete nei vostri dormitori. Va tenuta sempre sulla vostra tenuta. Tocca a voi. Prego, siete rimasti soli nella stanza. Ma una domanda, questa è la... Ce l'abbiamo solo noi questa spilla, perché siamo gli unici di questa classe. No. Cioè, la spilla ce l'hanno tutti. Chi appartiene a un'altra sezione ha la lettera della sezione. Ah, ok. Cambia solo la lettera in quel caso. Sì, cambia solo, okay, la lettera. Un'altra domanda. In che momento dell'anno accademico siamo? All'inizio, a metà, alla fine? Cioè, più o meno... Ed è più o meno a metà dell'anno accademico. Quindi ancora ce ne vuole prima della fine delle lezioni? Sì, ancora sì. Comunque, ho capito perché si chiama Candlekeep. Perché? Perché qui a Candlekeep qualcuno è qui per un motivo, chi per un altro. Poi? Non ho capito. Chi per un motivo, chi per un altro è qui a Candlekeep. Ci sei impegnato per sta cosa. No, è venuta così. Beh, io mi giro verso Filippo. Faccio... Filippo? Filippo? Ehi, Felix. Ehi. Vabbè, io ho preso un 5, non è così male. Però tu hai preso un po' più alto del mio, mi spieghi come hai fatto? Fammelo rivedere. È facile. Hai mai suonato intanto? No. Allora è difficile. Però aspetta, se vuoi ti posso aiutare. Allora, prendi le mani così. Tu come le metti le dita? A tre. Guarda. Io cioè, ne metto tre. Esatto, solo tre dita devi usare. Tre, così. Poi da tre ne togli uno. Diventano due che sono ma posso appoggiare direttamente, la devo far cadere, è difficilissimo. Allora Liado, devi sapere, cioè ho messo in equilibrio sulla mano, ma è un gioco di prospettiva, non la vedevo, ma io lo so, genio. Io non l'ho vista nel tappeto. Io me ne ero mezzo accorto, però tu va così, è facilissimo. Però funzionate, visto? Ora, il voto. Ora, non so se questo voto sarà sufficiente, perché... Non so se saprò lanciare effettivamente l'incantesimo, se il movimento è giusto, ecco. Però già questa cosa mi ha stancato, ad essere onesto. Piuttosto, Felix, hai dell'erba pipa? Non la porto in classe. È presente quell'occhio. Ho paura che mi veda. Hai fatto una bella domanda. Questi occhi, perché dico questi occhi? Perché ce ne sono diversi sparsi per Candlekeep. Sono degli occhi che Janussi ha portato qui dal piano di esistenza dei Mimic. Ha fatto con loro un patto secondo il quale loro... Ci sono diversi Mimic sparsi per tutta Candlekeep che si occupano di tenere d'occhio voi studenti. Letteralmente d'occhio. Potreste incontrare questi occhi tipo agli angoli di alcuni muri, potreste incontrarli attaccati agli alberi, ma non sono ostili, hanno un patto con Janussi che è proprio di non belligeranza, è solo di controllo. I professori, inoltre, possono connettersi entro un'area di circa 15 piedi con il Mimic per osservare, per ottenere informazioni da esso. Quindi, se il Mimic nota qualcosa, invia immediatamente l'informazione a il professore più vicino. Però non è sonoro, possiamo parlare di quello che vogliamo? No, non è sonoro, può solo vedere. Ok, ok. Allora... Ci sono alcuni Mimic che dicono, alcuni studenti, voci di corridoio, di scolastiche, che ci sono alcuni Mimic che possono anche sentire. Ok, allora faccio avvicinare a me Tien e faccio... L'erba pipa ce l'ho tutta nel mio dormitorio, se vuoi appena finiamo le lezioni ci spacchiamo a merda. Cazzo sì, piuttosto, aspetta. Ho fatto un sogno stranissimo prima, me ne sono fatta una prima di entrare in classe, no? E ho fatto un sogno stranissimo, ero una sorta di arcimaga a Baldur's Gate. Nessuno doveva più lavorare, non c'erano più guerre né conflitti, era incredibile. Davvero? Sì. Allora me la devi far assaggiare. Piuttosto io c'ho un po' di questa. Facciamo una cosa, piuttosto. Le ragazze dove stanno? A quest'ora. Che lezioni staranno facendo? Le ragazze? Mm-hmm. Dipende, a chi è interessato in particolare? Le conosco diverse. Andiamo a vedere chi c'è. Vediamo la vasta scelta. Che dite? Mi sono preso una cotta per Trudy Belmont.
della cima. Buon gustai, hai scelto bene dalla scatola di cioccolatini. Vediamo cos'altro c'è nella scatola. Andiamo. Una scatola di cioccolatini. No? No. Perché? Mi hanno detto che è un dolcetto. Mentre parlate, la porta si spalanca e vedete che entra un ragazzo con varie sciarpe intorno al collo. Un ragazzo dalle orecchie abbastanza pronunciate, più piccolo del normale. È un halfling, voi lo conoscete col nome di Trombetta. Questo halfling apre la porta. Ciao ragazzi! Fa un cenno con la mano. Ehi, Trom! Ciao Trombino! Una cosa, la sezione, voglio sapere la sezione. La sezione è la C. C! Ciao ragazzi, vi lascio la voce... Ecco perché lo chiamano Trombetta. Quando ha difficoltà a parlare, fa questo suono che ricorda una trombetta. Ok. Vi lascio una copia del voce foglio di Candlekeep sulla cattedra, va bene? Vieni qua, Trombetta, vieni qua. Aspetta. Vieni qua. Hai da fare. Lui, come stai? Tutto a posto? Tutto a posto. Oggi abbiamo avuto compito di abiurazione, una palla. Te la posso fare una domanda? Ma tu ce l'hai la ragazza? No. E perché no? Perché non mi interessa, voglio studiare e diventare un trasmutatore provetto. Ma lo sai che i trasmutatori provetti sono circondati dalle ragazze? Tu non è vero, quelli sono gli evocatori. I trasmutatori fanno un sacco di soldi. Già, ma i soldi significa ragazze anche, non credi? Piuttosto. Sì? Dovresti già pensarci adesso alle ragazze. Come sta tua sorella? Che dice? Ti guarda, dice... Diana, non mi piace quando parli così di mia sorella. E poi è venuta una sola volta in visita con mia madre. Vedi di smetterla. No, ma dille che la salute di Diana, ok? Ti ricordi? Diana, smetti, lei è la sorella di un tuo amico. Un amico. Mi è venuta l'idea. Trom, ma tu stai andando in giro distribuendo queste cose, cosa? Sì, Trombetta fa parte del comitato della Gazzetta dell'Accademia di Arcanologia di Candlekeep, chiamata il Voce Foglio di Candlekeep. È una piccola gazzetta settimanale, un foglio effettivamente, con delle piccole notizie redatte dagli studenti, a cui capo, vi dico subito chi è il capo di questo ordine, è un certo... Aspettate, ve lo dico subito, scusate perché c'ho tantissimi... A capo della redazione del vocefoglio di Candlekeep c'è la Nessa, un'elfa dai capelli biondi e dagli occhi verdi, che si dedica alla scrittura soprattutto ed è specializzata nella scrittura di pergamene. Bene, ok. Ascolta, visto che stai andando in giro, perché non spargi la voce che stiamo organizzando una festa? Mm-hmm. Una festa? Ci sei pure tu stasera, vero? Bello. Dov'è questa festa? Vicino ai miei dormitori, qualcosa ci inventeremo. Ho portato un sacco questa volta, voglio che ci spacchiamo proprio un bel. Dai! Ma siete sicuri che sia il momento giusto per farla? Dopo quello che è successo al vostro professore? Appunto per questo, lo celebriamo così. Esatto. Tu non vuoi celebrarlo? Prima di fare qualunque cosa darei un'occhiata al vocefoglio. Ragazzi, devo finire le consegne. Ci vediamo dopo in giardino, magari, nell'area comune. Vabbè. Porta mia sorella stasera. Ah, ricorda! Ogni tanto con la sinistra, se no cresce storto. Se ne va un po' confuso. Non è vero che cresce storto, comunque. EDN sei l'amore. Porca puttana, perché sei qui? No, lentissimo, ovvio. Ma mi fa ridere tantissimo come cosa. Ma... Però in questo contesto te lo giuro è troppo. Cioè, poi vi chiedete perché siete stati buttati qua dentro. È roleplay. Ok, dunque. Rimanete nuovamente soli con la porta socchiusa. Beh, diamo un'occhiata a questa cosa, vediamo cosa dice. Prendo questo foglio, afferro questa gazzetta e inizio a leggere i vari articoli se trovo qualcosa di interessante. Ok, diamo un'occhiata insieme a questo voce foglio. Il voce foglio di Candlekeep è scritto su una pagina sola. Le pagine, o meglio, la pagina,
porta delle immagini che si muovono leggermente, ok? Quindi diciamo che sono un po' animate. Nulla di complesso, in quanto è stato fatto con degli studenti che hanno pochi poteri arcani ancora sviluppati. Ci sono 4 notizie oggi. Eccole. Dovreste poter vedere dei pin verdi con cui potete interagire e vedere i titoli. Una volta che cliccate sul pin, leggete l'articolo. Non wow, che figata. Vedete che ci sono 4 immagini. Prima di cominciare qualunque cosa, lasciate che vi dica l'impatto. Vedete che sulla parte alta sembra esserci un uomo con un grosso e strano elmo, con 2 buchi e come una griglia sulla parte bassa. In basso a sinistra, quello che vedete è il mezzo volto del preside Giannussi. Sulla destra c'è l'immagine del vostro professore, il vostro responsabile, il professor Dagonald Zinira. E cosa volete leggere per prima? No, ecco perché Trom ha detto quella cosa. Guardate qui, c'è un articolo sul nostro professore. Vediamo cosa dice. In ricordo del professor Zinira. Si svolgeranno tra 2 giorni i funerali del defunto professore Dagonald Zinira, docente di difesa arcana, responsabile della sala di allenamento ovest dell'Accademia. Tutto il corpo docente e il corpo studente è invitato a presenziare i funeri che si svolgeranno. Funerali. Che si svolgeranno nel cortile principale dell'Accademia, davanti alla statua di Ogma, alla 19ª ora della giornata. Si prega alla scolaresca di indossare la mantellina scura, data in dotazione con la divisa del primo anno. Il professor Zinira, master, è stato il nostro professore, ha detto Trombetta. Professore, come c'è scritto lì, di difesa arcana. Era il vostro professore, ogni professore è responsabile di una sezione. Era il vostro responsabile. Cos'è successo? Cosa sappiamo che è successo? Nessuno lo sa. Quali sono le voci che girano? Ha smesso di venire in accademia e basta. Nessuno l'ha più visto. Ok, sicuramente nascono voci inventate, si dice che, si dice quest'altro... Mi fate un test chi vuole di storia per vedere un pochettino quali voci per ora hanno. Vediamo. Ok, va benissimo. Niente, sei niente. Ma no, 11. Storia, aspetta. Forse qualcosa. Storia. Che cazzo è? Ah. Okay. Felix, hai sentito un po' più di voci degli altri. Le voci di corridoio sono tante e purtroppo ovviamente non sono sempre affidabili. Quindi sai bene che bisogna prenderle con la giusta calma. Si dice che sia finito vittima di un suo stesso incantesimo. Altri dicono che sia impazzito e si sia disperso nelle segrete di Candlekeep. Altri dicono che semplicemente abbia lasciato l'Accademia dopo uno scontro verbale con Giannussi abbastanza nervoso. Però non si sa qual è la verità. Da un giorno all'altro il professor Zinira ha smesso di venire a lezione. Beh, questa è una notizia un po' triste, ragazzi, non pensate? Insomma... Triste? Sinceramente chi se ne frega? No. Lo sai, sti professori tutti pazzi. Pensaci, una vita passata a studiare per poi far cosa? Dispensarla ai ragazzini. Falliti. Cazzo stai dicendo? Ma dai, Etienne, non essere così cattivo. Non sono cattivo, è la verità, ragazzi. No, ascoltami, no? Queste persone si fanno il culo per spiegarci qualcosa. Dovremmo essere davvero? Di essere qui. Certo, ecco perché sei nella sezione S. Guarda allora, che non tutti sono dei privilegiati come magari lo sei tu, ok? La mia famiglia ha lavorato sodo per farmi arrivare qua.
Quindi sciacquati la cazzo di lingua. Alla sezione S? Anche dalla sezione S. Partire dalla sezione S è vero. Forse un giorno sarò nella. Magari un giorno insegnerò qui. Non mi piacerebbe se qualcuno dicesse questa cosa di me. È un lavoro come un altro, anzi, un lavoro nobile. Davvero? Onestamente ci trattava anche molto bene. Almeno non era un fotturissimo aspetto. Ah, questo sì, almeno, sicuramente. Su questo nessuno ha da ridire. Io parlo proprio dell'insegnamento. Pensaci, se tu fossi un musicista, parlo proprio con te, Filippo. Pensaci, vorresti studiare musica? Per insegnarla e basta, non vorresti calcare i palchi? Ah, fallimento. Etienne si getta col sedere su uno dei banchi, mentre Philip ascolti la conversazione tra i due. Cosa pensi tu, Philip, della sparizione del tuo professore? Allora, sicuramente non la penso come Etienne. Penso era comunque una persona che, per quanto io fossi abbastanza strafottente delle sue parole, dei suoi insegnamenti, delle sue cose, gli avrò sicuramente mancato di rispetto inconsapevolmente chissà quante volte. Sentire da un giorno all'altro che questo professore non si sa che fine abbia fatto, che non ci sia più, che si pensa sia morto, diciamo che mi lascia un po' dispiaciuto, perché penso a quello che ho fatto, quello che avrei potuto fare e quello che non ho fatto. E le parole di Etienne sono parole pesanti, appunto, che mi danno fastidio. Gli sguardi di Etienne e Felix si scontrano facendo scintille. Felix non viene da una famiglia agiata. Ha avuto diverse curve prima di arrivare qui. Cazzo, io devo ancora lavorare per mantenermi la retta mensile, eh? Devo lavorare all'accademia. Esatto, ma queste sono tutte piccole cose che scopriremo man mano. Questa sessione nostra serve per cominciare a mettere i paletti, capire chi abbiamo davanti, chi sono questi ragazzi della sezione S. Etienne getta la testa all'indietro, come a volere ancora una volta ragione. Anche se forse dentro di sé sa che questa volta le parole di Felix hanno più peso delle tue. Ma alla fine hai sempre ragione tu. Lo sai che hai ragione tu. Poi rimanete in un imbarazzante silenzio per qualche secondo. Mentre il foglio. Poi lo guardo, guardo Etienne e faccio: ehi, scusa se ti ho dato il privilegiato, non lo penso veramente. Ah, tranquillo. Siamo amici, no? Sì. E poi scusa, come fai a scopare senza di me? Certo, certo. E abbiamo bisogno della tua manina, Etienne, scusa, eh? Piuttosto, allora, che altro dice sto foglio? Allora, vediamo un po'. Sembra che stia succedendo qualcosa dai Swindale. I vostri occhi si orientano verso il basso, verso una notizia un po' più cupa. Allora, riportiamo tragicamente una notizia sconvolgente dalla scorsa notte. Intorno alla 22esima ora della giornata di ieri, alcune creature non meglio identificate hanno massacrato un intero villaggio. Un sopravvissuto del luogo, raggiungendo la città di Lascan, ha comunicato ad alcuni agenti degli arpisti che lo hanno soccorso le sembianze diaboliche delle tre figure. La professoressa Silvira Savikas, esperta ricercatrice specializzata sulle creature dei nove inferi, si assenterà per un tempo indeterminato al fine di collaborare con le 10 città e le autorità locali per far luce sulla questione. Vi daremo aggiornati. Cosa? Qualcuno ha attaccato Icewind Dale. Tre figure? Sole? Nessun esercito? Tre figure diaboliche. Non sono mai state Icewind Dale, ma se non sbaglio lì non sono tutti... comunque un po' selvaggi, quindi... Io sappia ci sono solo tanti villaggi, forse queste 10 città. Ma chissà perché proprio dai Swindale. Ma voi ci credete, sinceramente? Non voglio fare il bastian contrario. Ma sapete come sono là?
tra i villici, no? Magari un omicidio, qualcuno su gelosia, eccetera, eccetera. Chi è stato? Oh, abbiamo visto i mostri! Etienne, un classico. Etienne ancora sminuisce. Ma, Philip, questa storia stranamente gli dà dei brividi lungo la schiena. Tre figure hanno massacrato un villaggio intero. Non sai per quale motivo, cioè, è molto lontano, non c'entra nulla con te, eppure questa storia ti fa venire i brividi. Cioè, molto lontano, ma molto vicino in un certo senso, no? Ti fa pensare che queste cose potrebbero succedere anche qui, ma quello che ti fa un po' più pensare è che addirittura la professoressa Silvira Savikas, che ragazzi non so se vi ricordate chi è Silvira Savikas, quella di Descent. Di Descent in Tua Vernus, era un'esperta. La tiefling. Demonologa. Esatto, la demonologa esperta nei nove inferi. Dei diavoli? E chi sono queste tre figure? Philip, che c'è? Non lo so, Stavo pensando a questa notizia di questo villaggio, queste figure diaboliche. No, penso che sia normale, è l'altro lato del mondo, penso che siano cose che capitano, no? Se fosse vera questa notizia, non penso sia una cosa che capita, delle figure diaboliche che massacrano un villaggio. Felix, abbi pazienza. Beh, i diavoli esistono. Beh, certo che esistono i diavoli. Ma se l'hanno fatto lì, potrebbero farlo ovunque, no? Ti preoccupi per questo posto o per casa tua? Un po' per entrambi, a essere onesto. Cioè, se è successo lì, potrebbe succedere ovunque. Ma tu lo sai che c'era un tipo della B, si chiamava Thomas, che aveva letto dei libri e stava preparando un rituale per evocarne uno. Ma è stupido. Non credo che poi gliel'abbiano fatto fare, però questo per farti capire che anche un coglione qualsiasi potrebbe, no, evocarne uno e... non so. Ma comunque, chi se ne frega, dai, questa da Icewind Dale è lontano da qui. Sicuramente risolveranno in qualche modo. Lo spero. Senti, sono un po' stanco, leggi il resto. Preferite portare i vostri occhi altrove? Io me ne giro una. Leggi tu. Fanne anche un'altra. Questo cos'è? Isole volanti? Che cazzo, ragazzi. Quale? Isole volanti, ascolta Felix. Isole volanti? Sì, questo articolo parla di isole volanti, letteralmente. Isole volanti e le idee di Giannussi, il nostro il preside. Il viso del vostro preside Giannussi accoglie i vostri occhi. Giannussi è un uomo affascinante, molto giovane. Quasi si direbbe che non abbia raggiunto neanche i 40 anni, eppure è diventato arcimago di questo luogo, custode dei tomi. Il suo sguardo può essere serio, fiero, sognante, ma anche caldo, accogliente. E le sue idee parlano da sé. Potete leggere. Il preside Giannussi torna a parlare di isole volanti, nuove aule studio entro 5 mesi. Perché non ci mettono a noi invece di metterci in questo stanzino? Qualche tempo fa il preside ha ribadito la sua intenzione di ampliare Candlekeep anche in verticale, attraverso la creazione di alcune isole volanti. Le isole in questione non solo ospiterebbero diverse aule studio, ma anche un nuovo complesso di alloggi per gli studenti e per gli ospiti in visita, oltre che una nuova sede per il reparto di libri di magia avanzata. Non tutti però si sono mostrati favorevoli a questa scelta, inneggiando ad un nuovo Netheril. Sì, Netheril. Che cos'è? C'è presente? No. Mi sa che ti è mancata la lezione su basi arcane. Forse non c'ero.
ero in bagno. Beh, erano delle sorta di isole volanti, c'erano dei maghi potentissimi. Mi pare che adesso non esistono più, se non sbaglio. Però immagino una cosa, se noi avessimo i dormitori in un'isola volante, dove andrebbe a finire tutta la cacca la pipì che facciamo? In testa agli altri studenti sotto, sarebbe incredibile. No. Già ci piove il merda ogni giorno. La cosa bella è che queste domande se le chiedono, se le farebbero veramente gli studenti, perché non è che si chiedono le cose interessanti, chiedono le cazzate, si chiedono. Ma noi siamo dei cretini. No, vabbè, immagina, penso Felix sia immagina, così. Immagina che magari la classe S viene selezionata per fare questa cosa e noi sperimentare le nuove aule, sì. Esatto, e noi possiamo cacare in testa agli altri che ci deridono tutti i giorni. Pensa da sotto a guardare sotto le gonne. Ma poi... Ah? No, non penso che vedremo la terra. Sì, vedremo la testa, Etienne. Se noi siamo sopra, non possiamo vedere sotto. È tutto questione di prospettiva, ti devo insegnare tutto. Comunque, Gianussi sembra però essere deciso a seguire questa strada. Vi terremo aggiornati alla prossima seduta del consiglio riguardo questa idea. Non lo so, mi sembra che pisci un po' fuori dal vaso questo Gianussi. Tu dici? Mi ha dato un'aria molto spocchiosa. Oddio, non lo so, forse sta facendo troppe cose in troppo poco tempo. Mi è parso di capire. Sai che ho sentito che ha litigato con il professor Dagonalt? L'avevo sentita pure io questa cosa, ma pensi sia stato per... Pensi sia stato lui allora a farlo fuori? Non lo so, ma da quando ho sentito quella notizia mi inquieta un po' sentire il nome di Gianussi. È terribilmente potente. Chiunque abbia... tutto quel potere può fare davvero la qualsiasi. Potrebbe anche fare un sacco di cose anche alle spalle di tutti, praticamente. Il potere dalla testa. Ma effettivamente com'è diventato preside? Leccando i culi sicuramente, no? Probabile. Come si diventa professori della sezione A? Beh, scusa un attimo. E come si finisce nella sezione S? Scusa un attimo. Va bene leccare il culo per salire in alto, ma... in cima dovrebbe leccare il culo, scusate. Forse non il culo. Ragazzi, non mi basta per farne tre. Chi la vuole è l'ultima. Se ce n'è una smezzata me la posso prendere io. La metto al centro del tavolo. Dividetela voi. Mettete le vostre pipe che avete uscito mentre qui non c'è nessuno. Queste piccole pipe di legno e con basi in ferro che... uscite segretamente quando i professori non ci sono e le riempite con erba pipa. Ho lievemente modificato questa erba pipa, gli ho messo qualche... Sì, va bene Felix, però ogni volta che te ne chiediamo una o ne hai sempre poco o riesci a farne due su tre o non ne hai. Compratela, la vendono anche a te, eh. Certo, non chissà quanto te la fanno pagare, però. Quanto la fanno pagare, per curiosità? Scommetto il doppio. La prossima volta ci parto io. Me la danno gratis. Me la danno gratis? E chi aspettavi di dircelo? Ho lavorato in cucina per un pezzo. Conosco qualcuno. No, allora no. Io me la dai. La usano a fine turno per rilassarsi. Quindi. Come dici tu? Filippo, il sole bacia i belli, l'erba bacia i fighi. E quindi? Il nostro caro Felix lavora nella taverna di Candlekeep, il famosissimo Il Cuore. Ok? La taverna del cuore, che alcuni possiamo anche tradurla come il focolare, ok? Ha un piccolo incarico di cameriere per qualche ora al giorno, perché c'è una legge a Candlekeep, è stata aggiunta insieme a tutte le altre regole dell'Accademia di Arcanologia, che gli studenti non possono lavorare per più di 3 ore al giorno, perché devono dedicarsi agli studi, e vengono remunerati, un mese di lavoro essenzialmente equivale a una retta scolastica. Quindi... okay. È tutto calibrato al fine di non far guadagnare eccessivamente o di meno allo studente, in modo che chi lavora nell'area principale di Candlekeep non approfitti degli studenti e gli studenti non guadagnino troppo al fine di
maneggiare troppa moneta, dato che appunto sono studenti e sono lì per un motivo. Ricordate le vecchie leggi di Candlekeep, che possono entrare soltanto delle persone che portano libri? Sono state modificate per quanto riguarda gli studenti, perché Candlekeep ha aumentato la sua popolazione del 50%. Quindi tutti gli studenti che sono arrivati hanno... Candlekeep ha dovuto fare una corsa all'espansione. Dormitori, piazze, nuove architetture. Un casino. Ok. 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 Gli è rimasta l'ultima voce. Poi qui cosa abbiamo? Nuovi indizi. Indizi di cosa? Ma quanto dobbiamo stare qua in classe? Veramente dovete scendere giù. Siete voi, vi state trattenendo qui. Ah. Vabbè. Ho detto dovete scendere. Ho detto scendere. Siamo soliti andare in ritardo, immagino. Fate voi. Vai, leggi l'ultima. Mi viene sta domanda, ma dovevamo aspettare qui o dovevamo scendere? Ma ci non mi ricordo. Vabbè. Ora vedi, ora poi se ne parla. No indizi. Allora, a 4 mesi dal fattaccio che ha fatto tremare i nervi delle molte guardie al servizio di Candlekeep, l'alleanza dei Lord ha deciso di ricominciare a farsi sentire. Ieri infatti nel tardo pomeriggio è giunto alla porta di Smeraldo un nano con un grosso elmo sulla testa. La persona in questione altri non è che Gurrelio Montepiatto, uno degli investigatori dell'alleanza dei Lord che ha seguito la prima parte dei sopralluoghi immediatamente dopo l'intrusione dei malintenzionati. Master, a cosa fa riferimento questa cosa? Sappiamo niente di questi malintenzionati? A quanto pare 4 mesi fa qui c'è stata un'intrusione di qualcuno o qualcosa. Candlekeep è molto difesa, eppure qualcuno è riuscito a introdursi e a quanto pare, si dice, sono voci di corridoio, a sottrarre qualcosa dall'Accademia, o meglio, da Candlekeep in sé. Questa cosa ha fatto molto scalpore e ha messo in luce diverse difficoltà di difesa di tutta l'Accademia. Questa cosa ha fatto molto preoccupare anche l'alleanza dei Lord, perché qui a Candlekeep è contenuto molto suo apere. Candlekeep quindi ha mandato una richiesta di aiuto all'alleanza e questi, una settimana dopo circa, o qualche giorno dopo, ha mandato qualcuno a investigare. Gurrelio Montepiatto era uno di questi. Ricordiamo che qualche tempo fa infatti qualcuno si è introdotto illegalmente a Candlekeep, procurando non poco rumore. Erano quelle guardie che abbiamo visto, ti ricordi che erano venute a investigare? Sì, vero. A quanto pare, almeno così si dice dalle nostre fonti, sembra sia stato ritrovato un nuovo indizio. Non abbiamo ancora notizie riguardo le indagini e Gurrelio non è uno di quei nani che amano parlare con noi della stampa. Vi aggiorneremo al più presto, va bene, abbiamo capito. Ragazzi, io ho troppo sonno, mi sa che non vengo alla prossima lezione. No, dobbiamo andare, Felix. Non ce la faccio. Lo so, se non vieni tu, non vado nemmeno io. No, cioè, andiamo e poi in caso assentiamoci mentre siamo lì. Ma se ci diamo malati? No, ci vengono a controllare e poi non abbiamo niente. Prepara una di quelle pozioni. Quella per stare male. Quella che fanno avere la diarrea. Non lo so nessuno. Oddio, questa cosa. L'ho già provata. Dai, stipiamocela per un'altra, dai. Ogni volta che la provo mi sento veramente male, la detesto come cosa. Beh, è fatto da cavia. L'ho fatto soltanto che dura un'ora. Mi è già bastato, non ne voglio più usare. Senti, il più l'abbiamo fatto ormai. Cacciamoci questa e poi ce ne andiamo, dai. Mentre parlate, sentite bussare ferocemente alla vostra porta. Avanti! Avanti? Sentite una voce di una donna. Entra una drow e la professoressa Vanneria di evocazione. Oh cazzo! Avanti? Ma dove diamine siete finiti? Vi sto aspettando giù da un quarto d'ora! Professoressa, stavamo leggendo il gazzettino di... A me non mi interessa, dovete scendere immediatamente! No, professoressa, avevamo capito che avremmo dovuto aspettare qua.
Filippo, ho incontrato il professor Meristo. Dovete scendere subito con me. Professoressa, sì, chiediamo scusa. Sa come stiamo parlando del professore? Quello, come vedete, hanno fatto l'articolo. Ci siamo presi un attimo per parlarne. Non ne abbiamo mai affrontato l'argomento. Persuasione. Classe di difficoltà 10. Con vantaggio. Così toccata da questo racconto del professore. No, perché vabbè, dici una cosa del genere. Beh, senso. Beh, ci può stare. Certo. Persuasione 10. Persuasione? Persuasione 10. 20 naturale! Lei ti guarda. Ho visto il gazzettino. Forza, scendete con me, ragazzi, dai. Grazie, professoressa. Va bene, posso andare in bagno prima? Il professore non mi ha fatto andare. Userai il bagno della sala dell'allenamento. Andiamo, dai. Siamo già in ritardo. Va bene, muoviamoci. Iniziate a scendere lungo i vari corridoi di Candlekeep. Seguite la professoressa attraverso i vari, appunto, dicevo, corridoi interni. I corridoi di Candlekeep si mostrano in questo modo. Vedete che sono affollati di gente, di vari ragazzi, di tutte le razze, tutti i tipi e tutti i colori e tutti di tutto. Vedete che c'è un via vai di gente che si passa libri, che studia seduta su alcuni scalini. Vedete che ci sono dei quesit, degli imp che si rincorrono sui vari corrimano. Notate che sono famiglie che entrano da un muro ed escono dall'altro, gente che lancia incantesimi in aria e svaniscono dopo poco tempo. Vedete inoltre, mentre state camminando, qualcuno che vi chiede di passare alle vostre spalle. Permesso. Vedete che c'è questa creatura alle vostre spalle che si trascina con mezzo corpo, non ha le gambe, e si trascina avanti con questo secchio che tiene in una mano, questo secchio di ceramica, e sulla testa sembra avere una sorta di candela. Vedete che si trascina avanti e indietro con questo secchio e lava per terra. Io dico a Felix, è arrivato scaldapalle. Ragazzi, questi golem di cera, sono bidelli di cera, essenzialmente sono dei propri golem costrutti di cera che vengono creati dai maghi per pulire e passare la cera nei corridoi. Quindi hanno la fiammella in testa che piano piano li fa sciogliere e lasciano questa scia di cera per terra e intanto puliscono. Ecco perché si chiama Etienne. Quando si esauriscono, li ricreano. Etienne, ho l'idea del secolo. Quale? Uno scherzo, uno di questi giorni. Che cosa? Gli mettiamo nel secchio che porta, gli mettiamo un po' di merda, anziché... Immagina che golem spargerebbero tutta la merda ovunque, magari nei dormitori di quelli là. Ma pensi, non se ne accorgono i golem? Secondo me no. Fantastico. Non potrebbero mai risalire a noi. Non lo farei se fossi in voi. Si volta verso di voi la professoressa Vanneri. Ho fatto 20 naturali. No, che ma cosa? Stavo scherzando. Sentite, faremo una piccola deviazione. Seguitemi. La donna vi invita a seguirla. Ma dove stiamo andando, professoressa? Prenderemo una strada più lunga per arrivare al circolo d'allenamento. È una punizione, professoressa? Non è una punizione, ma devo parlare con voi. Io ho preso 6,5 oggi. Ne sono lieta, ne prendo atto. Veramente tanto sonno, ragazzi. Perché non vai a dormire? Sospira. Giungete ad un passaggio laterale. Vedete che ci sono pochi studenti in questo particolare punto e molta gente studia in giro lì, mentre il cielo azzurro è costellato di uccellini che si lanciano dai tetti per raggiungerne altri più alti, e questi archi di pietra
completamente abbracciati da vari scorci naturali. Vedete che inoltre ci sono piccoli giardinetti, alberi che fuoriescono da alcuni buchi e queste colonne bellissime ornate in tinte gialle e bianche. Vedete che ci sono diversi appunto studenti intenti a studiare e a ripetere sia delle formule magiche che muovere le mani per emulare dei movimenti. La professoressa si volta verso di voi. Mi spiegate che cosa state facendo, ragazzi? La stiamo seguendo? In che senso? No, non intendo questo. La professoressa Vanneria è una di quei professori che tiene ai suoi studenti. È venuta qui direttamente dal sottosuolo, tanti anni fa. E qui ha preso posizione come adepta, quando ancora a Candlekeep non era un'accademia. Poi, per le sue spiccate doti di evocazione, ha preso la cattedra. Spesso si confronta con voi. Ragazzi, perché state dando così tanto filo da torcere e così tanto motivo di buttarvi fuori? Vi rendete conto della vostra posizione? Sto studiando, professoressa, sto facendo del mio meglio. Non è quello, Felix. Vedo i vostri voti, lo leggo anch'io il registro della sezione S. Però non è abbastanza, è TN. Ti rendi conto che la tua media è ridicola, soltanto perché hai un ego così smisurato da risultare davvero, come si suol dire, una spada nel fianco, neanche una spina. E tu, Philip, continui a distrarti con la musica. Non dico che non sia un'arte, io adoro la musica, ma c'è tempo per ogni cosa. E tu, Felix, mi è stato detto i doni che hai, stai studiando, ma non puoi continuare a addormentarti continuamente. Ma io studio dormendo, professoressa. Non ci crede nessuno. Ve lo dimostrerò, non so come, ma è vero. Comunque, tu sei quello meno problematico, nel senso che ci sono problemi alle vostre spalle. Quello che più mi impensierisce sei tu, Etienne. Davvero, i tuoi voti sono peggiorati. Tra poco ci saranno le verifiche. E non solo, non avete più il vostro professore di riferimento. Lui era l'unico, lo sapete, che vi difendeva nel consiglio. Vi rendete conto che il professor Dagonalt l'anno scorso vi ha fatto passare davvero per il rotto della cuffia? Se non fosse stato per lui sareste già a casa. Non è vero, Etienne è veramente bravo, soprattutto per quanto riguarda tutta la somatica. Ma sì? Sì, voi dovreste prendere veramente il buono che c'è. Vedrete che noi miglioreremo se non... Okay, sì, professoressa, glielo dico con molta confidenza. Non è carino ogni giorno sentirsi ripetere che si è una schiappa. Noi diamo veramente il 100% di noi stessi. Schiappe? No, voi non siete schiappe. Vuoi che prenda il buono di Etienne? Si avvicina a te, Etienne, ti guarda, dopodiché allunga la mano, tocca il tuo fianco e fuoriesce un piccolo sacchetto di cuoio. Ti sembra che non me ne sia accorta? Il Mimic mi ha detto tutto. Ti guarda, Felix. Felix, io so che molti studenti si sono avvicinati all'utilizzo della pipa, ma questa qui... qui dentro non dovrebbe neanche starci. Lo capisci, Felix? Non è il problema dei vostri voti. O meglio, lo è. Felix, sei un ragazzo intelligente. Ho conosciuto la tua famiglia e anche la tua, Etienne. Questo vi può far giocare tutto. Che ne pensi, Felix? Cosa hai da dire adesso? Io mi gratto la testa e mi aggiusto gli occhiali, abbasso lo sguardo e faccio... Allora, va bene, lo tenga lei. Abbiamo sbagliato, mi dispiace. Incenerisce il sacchetto e il suo contenuto. Io tipo sobbalzo, guardo tipo questo sacchetto andare in fumi, come i miei sogni. Non mi interessa da chi l'avete comprata. Sono dalla parte degli studenti. Abbiamo tanti problemi. L'accademia non è un santo luogo. Abbiamo bullismo. Abbiamo razzismo, abbiamo anche discriminazione per la magia un po' più diversa. Abbiamo questo tipo di problemi.
e ti è non diventare parte del problema. Perché ci siamo uno solo noi in questa classe? Lei ti guarda. Non lo trovate triste? Io e il professor Dagonalt eravamo contro l'istituzione della classe S. È discriminatorio sin dal principio fare una classe soltanto per 3 studenti, non trovate? Già. Vi sentite pezze? Vi sentite le ultime ruote del carro, non è vero? Beh, veniamo trattati da tali. Come dovremmo sentirci? A questo punto, se dobbiamo essere trattati da reietti, a questo punto perché non comportarsi da tali? Ti metto una mano sulla spalla. Perché non lo siete? Perché non siete reietti. E allora? Perché il vostro compito è dimostrare che siete altro, non omologarvi a questo. E noi professori dobbiamo guidarvi, non segregarvi. È per questo che io vi sono venuto a prendere, perché potevo semplicemente mettervi una nota di assenza e poi andare a denunciare quello che ho visto. Ma lei crede in noi, professoressa? Ma secondo te vi farei questo discorso se non credessi in voi? Di solito non ce lo fanno i professori questi discorsi. Già, e Felix se n'è accorto. Felix si è accorto che questo è sbagliato. E se n'è accorto anche TN, soltanto che non può ammetterlo. Perché purtroppo lui ha un muro grande quanto una casa. Un orgoglio. Voi siete ragazzi intelligenti. E un giorno sono sicura diventerete grandi maghi. Vivrete le vostre avventure e sono sicuro che... Sicura? Sicurissima! Che avrete il vostro spazio in questo mondo. Io credo in voi, ragazzi. E credetemi, vengo da una società dove... non è... per niente facile credere in qualcuno. Sapete cosa fanno i drow per stimolare l'apprendimento e l'impegno? Usano la frusta. Io non voglio con voi usare la frusta, ma userò altri metodi. Ora andiamo al campo di allenamento. E niente più quella roba, Tien. D'accordo? D'accordo. Forza, andiamo. Ah, un'ultima cosa. Felix, io credo nella tua magia, ma forse dovresti esplicarla un po' di più, perché molti professori hanno seri dubbi sui tuoi comportamenti. Ve l'ho già detto, è una malattia. Ho il sangue debole. Mentre camminiamo, quando lavoravamo in campagna, gli altri miei fratelli mi dicevano che non ero adatto, avevano ragione, avevo un altro dono. Non può, è vero, professoressa. Felix fa più cose mentre dorme piuttosto che quando è sveglio. Esatto, mi vengono un sacco di idee. Ho un sacco di ispirazione in più. Quando mi sveglio mi sento fresco come una rosa per poco tempo. Va bene. Per oggi ti crederò fermamente. Perché oggi dimostrerete quanto siete cresciuti dall'ultima prova. Venite. Forza, entriamo. Io serro la mascella e il mio sguardo si fa solo per un attimo più determinato. Va bene, darò la prova della dimostrazione della mia magia. Bene. Sto crescendo. Ragazzi, avete assistito a quello che... E questo mi riferisco anche alla chat. I personaggi che avete visto sono parecchio vicini alle tematiche scolastiche di ogni giorno. C'è tanto nelle scuole. Ecco Escapia nella parola perduta. Vorrei veramente toccare questi momenti di crescita, questi momenti particolari, perché non c'è soltanto soltanto l'avventura e tutto il resto. La vita è fatta di tante cose, anche l'avventura. Felix è un ragazzo che
forse la sua insicurezza sta nell'anche seguire determinati comportamenti, però quando si rivede in se stesso stringe i denti e stringe anche i pugni, sapendo di dover crescere. Etienne ha un orgoglio grande quanto Candlekeep. Non è umile, è un ragazzo, convinto che le cose sbagliate portino a maggior carisma, a maggior visibilità. Ancora deve crescere. E Philip si distrae molto facilmente, credendo che le cose verranno da sé. Devono crescere, ed Escapia li accompagnerà nella crescita. Scusate la piccola parentesi, è che queste tematiche mi toccano anche personalmente. Volevo proprio dare questa... Avete fatto realmente bene a dare queste impronte ai personaggi, perché sono... Mi fa piacere che siano ragazzi. I ragazzi hanno questi problemi, questi... Non sono adulti, non ragionano. E mi fa piacere vedere Felix che è un ragazzo che io personalmente lo avverto al centro di un ciclone, che continua a girare intorno a lui, che ancora non ha la sua strada, ma che è volenteroso nel trovarla. E TN, che è il ragazzo più problematico, che forse... E forse alle spalle ha qualcosa che gli tiene il cuore incatenato a queste problematiche. E lo scopriremo. E poi Philip, che è la svogliatezza. È l'incarnazione dell'ozio. L'incarnazione dello schivare continuamente i problemi finché un giorno si risolveranno da soli. E poi magari quei problemi te li ritrovi come polvere sotto il tappeto. Non avete fatto bene a creare personaggi imperfetti. Sono ragazzi alla fine, è normale. E dunque, andiamo avanti. Seguendo la professoressa Vanneria, la professoressa di evocazione, giungete in questo luogo, la sala d'allenamento di Candlekeep. Vedete che la sala è in pietra, mista a legno, con varie strutture a destra e a manca. Vedete che sulle pareti ci sono degli occhi di Mimic che tengono sott'occhio l'intera struttura. Il cancello è formato da quella griglia che vedete lì in fondo, mentre per la stanza ci sono dei manichini umanoidi, alcuni più formati di altri, altri invece sono fatti di legno, come dei secchi impilati l'uno sopra l'altro, che tengono spade fatte di altrettanto legno. I cosiddetti, che noi conosciamo come dummies. I manichini. La professoressa si fa strada all'interno dell'arena. I manichini che vedete sono questi. Quelli là che solitamente siete appunto usati, siete soliti utilizzare nelle vostre prove. È un po' che non venite qui. La professoressa Vanneria vi ha fatto fare un sacco di pratica di incantesimi, ma non vi testa più da un bel po' di tempo. Sono passati circa 3 mesi dall'ultima prova che avete fatto. E adesso lei è molto interessata, molto, molto interessata a testare il vostro nuovo... livello. La donna si fa strada all'interno della struttura. Bene, domande prima di cominciare? Sì, ne avete una scorta di questi? Vi servirà. Ne abbiamo quanti volete, state tranquilli, non vi preoccupate. Bene. Felix, Filippo? No, tutto a posto. Braccia concerte. Tutto regolare. Bene. Allora preparatevi, perché tra poco cominceremo. La donna schiocca le dita e improvvisamente 3 manichini iniziano ad venire verso di voi. Si muovono con delle rotelle di legno. E davanti a voi io vi sposto sulla mappa. Vi do il benvenuto all'allenamento. Al primo allenamento del nuovo semestre. La donna allarga le mani. Bene,
Dunque, che ne idea di cominciare? Fatemi vedere un po' quello che sapete fare. Forza, uno ciascuno. Felix, cominciamo dal manichino più in alto. Buttiamolo giù, avanti. Fammi vedere quanto sei diventato forte. Ok, io faccio qualche passo laterale. Inizio ad agitare le mie mani. Bru, 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 siamo! Lancio Firebolt. Ok, vai. Balbettando un po', provo a lanciarlo. Il colpo va a vuoto e colpisce una finestra che si spezza. La donna dice, la donna guarda la finestra. Ah, non ti preoccupare. Vedete che improvvisamente si avvicina al lato in fondo della sala. Afferra un cubo che vedete e preme su una delle varie facce. La finestra torna nuovamente in piedi, come se fosse stata riparata. Ah, vi ricordate il cubo del controllo, no? Qui dentro posso fare tutto, posso lanciare tutti gli incantesimi che voglio. Quindi non vi preoccupate, date sfogo a tutti, tutto quello che volete. Ok, io guardo Etienne e Philippe un po' sull'attenti, però anche in ansia per il mio fallimento. Forza, riprova Felix, colpiscilo. Avrai vantaggio questa volta. Ok. Inizio di nuovo ad agitare le mie mani. Xiamor! Lancio di nuovo. Vai. Firebolt. Il manichino non si è spostato. Ok, lo prendi. Faccio danni? Sì, fai danni. Il colpo si schianta contro il manichino che inizia a indietreggiare. Ok, io indietreggio, un braccio. Io indietreggio anche inarcando la mia schiena e faccio... Sì! Etienne, forza, tocca a te! Faccio un occhiolino a Felix. Dopodiché prendo una delle spade di legno che vi stanno là. Mm-hmm. La faccio girare con abile maestria. Quindi scatto come azione bonus... E come azione e mi sposto fino ad arrivare in mischia con quello che ho di fronte. Okay. Dopodiché, con questa spada di legno, assomigliare uno stocco, con eleganza, imitando la componente somatica che ho imparato prima, facendomela passare con delle prima su tre dita, poi su due, poi su una, boom! Provo a colpirlo. Vai. Direttamente su di lui. Riesce a colpirlo, il colpo colpisce dritto il suo petto nel cerchio centrale, vai. Perfetto. Oh, ho sbagliato il tasto, era vai, questo. Vai, vai. Vado, ci danni. Improvvisamente 10. Il manichino viene colpito così forte che arriva qua giù. E improvvisamente va in mille pezzi. Vedete che Etienne ritira il suo stocco e la donna fa: interessante, peccato che non hai utilizzato la magia. Qui siamo in una scuola di magia, Etienne, abbiamo capito che sai tirare di scherma. Forza, di nuovo. La donna richiama un altro manichino. Forza, ti ho detto di utilizzare un manichino. Va bene. Guardo Felix, gli guardo le mani per un momento, dopodiché lo stocco, me lo appoggio sulla schiena, prendo la mano e a quello sotto di me vorrei castargli un dardo di fuoco. Ok, vai, tira. Non ce l'ho. Puoi farmelo tu? Vedete che improvvisamente dalla mano di Etienne si genera una scarica di fuoco che velocemente raggiunge il manichino incantato 1.
Ok. Fai danni. In questo caso è un T10, giusto? Sì. Il colpo raggiunge immediatamente il manichino. Vedete che prende fuoco. Meglio così, professoressa? Meglio, molto meglio. Caro Philip, vuoi farci l'onore della tua presenza? Faccio qualche passo in avanti. Andiamo, professoressa, davvero dobbiamo combattere con questi stupidi manichini di legno? E faccio un gesto con le mani verso il manichino e lancio beffa crudele. Vai. Usci, vai. Vabbè, lo so. Però sì, sì, no, non no, li subiscono, sono fatti apposta per subire qualunque tipo di danni. Ok. Improvvisamente il manichino finisce in mille pezzi. Oh, qualcuno ha migliorato. Complimenti, Philip. Grazie. L'hai trovato semplice? Oddio, alla fine è come insultare qualcuno, quindi basta solo concentrarsi bene. Forza! Felix, tocca di nuovo a te. Colpiscilo! Io avanzo. Bruxiamor! Lancio di nuovo Firebolt. Felix si muove veloce, poi prende velocemente la sua mira e punta la sua mano tenendosi il polso. Bello! Improvvisamente viene lanciato velocemente questo colpo e il manichino esplode in una nuvola di fumo. Oh, complimenti. Per un certo verso mi spavento, non me l'aspettavo così forte, mi scusi professoressa. Ma che di cosa ti scusi? Siamo qui per questo. Complimenti, Felix, davvero complimenti. Siete migliorati dunque. Philip, scusami, Etienne, finiscilo, avanti. Davvero? Dovrei dar fuoco a questo pezzo di legno inutile, che stia lì a marcire. E casto beffa crudele su di lui. Guardi il manichino e improvvisamente la mano di Etienne inizia a brillare e lancia questo incantesimo beffa crudele. Perfetto, tiro salvezza. Vai. Su non ce l'ho. Fai direttamente i danni, falliscono il tiro salvezza. Perfetto, di 6, giusto? No, di 4. Borraccia risponde. Cioè, quindi ho Filippo sbagliato. Va a scuola per imparare a insultare meglio. Mi sembra che sia un D4 comunque, 4 danni. Sì, è un D4 psico. Improvvisamente il manichino viene colpito da questa onda e si smonta di punto in bianco, rimanendo lì soltanto per terra. Lei dice: ah, si fa avanti facendo: complimenti, miei studenti. Avete visto? Basta un po' di impegno. Siete migliorati. Avete trovato tutto molto semplice? Non mi è sembrato così difficile, almeno questo. Bene. Tu, Felix, cosa ne pensi? Io alzo un sopracciglio. Un po'. Sì, non era tanto difficile. E tu, Etienne? Perché mi sa tanto di fregatura questa domanda? Rispondi. Andava bene. Vorrei capire che grado di abilità pensate di avere. Va bene, ritornate in posizione, ragazzi. È il momento di mettere a lucido le vostre abilità. Siete pronti? Non avete mai affrontato una sfida così. Cioè? Allunga le dita. Dopodiché, un secondo schiocco. Voi non l'avete mai sentito un secondo schiocco. Improvvisamente vedete che altri manichini si fanno avanti. Questi manichini
sono leggermente diversi dagli altri. Vedete che questa volta imbracciano una spada di legno più grossa e sui loro occhi si è formata una sorta di, diciamo, faccia. Ok. Faccia. Sono manichini senza protezioni. Attenzione, possono essere pericolosi. Gli sono spuntate come due sopracciglia fatte di fumo rosso e due occhi completamente rossi. Sono più forti dell'altra volta. Quindi, oh no, preparatevi, perché questa volta farete un po' più sul serio. Sono ostili, vi faranno male. Sappiate anche incassare. Forza, iniziamo. Cosa volete fare? Vi mettete in posizione? Assolutamente sì. Credo in voi, ce la potete fare. Felix, dimmi che cosa senti. Sarà una battaglia difficile. Sarà... Faccio qualche passo avanti. Un gioco da ragazzi, professoressa. Traccio un cerchio in aria e lancio orbe cromatico. Aspetta. Cominci a lanciare il tuo incantesimo. Nel frattempo, Etienne cosa fa? Io, invece, vado nell'angolino e mi nascondo dalla loro vista. Ti sposti verso le finestre. Non appena arrivi là, noti una cosa. Oltre alle finestre, c'è un sacco di gente che guarda. Altri ragazzi provenienti dalle sezioni vi salutano, tra cui alcune persone che avete conosciuto e riconoscete. Ma questo lo diremo dopo. Filippo, tu che fai? Allora, vedo questi manichini con questi occhi rossi, con queste sopracciglia rosse. In braccio e... comunque il mio liuto. Il mio strumento, e comincio a intonare delle note in una semplice armonia, e a un certo punto faccio un suono completamente diverso, completamente fuori tempo, completamente dissonante appunto rispetto al resto della melodia, e lancio Dissonant Whispers. Improvvisamente questo suono quasi infastidisce tutti. Addirittura la professoressa si porta una mano a un orecchio. Mentre iniziate, alle vostre spalle si apre la porta. Il grande portone. Ma mentre questa mattinata aveva luogo, un carro si stava avvicinando a Candlekeep. I ragazzi stavano svolgendo la loro lezione. In questo momento stavano armeggiando con le loro mani e un filo di rame. Ma questo carro stava percorrendo la via del leone. A bordo c'è un elfo. Un elfo alto, dai capelli bianchi, che tiene gli occhi chiusi e viene sfiorato dal vento di Candlekeep. Il destino di questi ragazzi è fortemente legato a questa persona. Ma ancora nessuno di loro lo sa. E si conclude così la prima sessione di Escapia. La parola perduta. Carinissima. Carinissima. Bellissima! Arrivo subito, ragazzi. Vai. Molto, molto, molto introduttiva. E c'è tanto, come potete vedere, da dire, da fare. E
credetemi, questa sera ero parecchio in ansia, quindi mi scuso con tutta la chat se ci sono state piccole sviste, lingue mangiate. No, ma anzi sei stato andato liscio come l'olio, proprio un treno, eri as usual. È stato tutto perfetto. Mi premeva veramente tanto, cioè avevo veramente tanta ansia per questa prima, come fu per Lodge. Avevo veramente tanta ansia. E quindi vi prometto che sarà sempre meglio, prenderò... Che poi è strano, perché comunque ormai siamo abituati a fare live. Però stanzia, quando ci sono le cose importanti, stanzia ce l'ho sempre. Quindi per la prima sessione è sempre così. La prima sessione sì, perché cerchi di dare il massimo per la prima sessione, per dare quell'impatto subito giusto per i ragazzi. Questo è quello che andremo a fare. Il concept di questa avventura nacque da Anvil tempo fa, e l'idea, appunto, come lui ha detto all'inizio della live, doveva vedere la luce, e io l'ho raccolta. Poi lui prese Bastards, lo dissi anche in qualche altra live, e sicuramente non sarà la stessa avventura che lui aveva in mente. Questa è la mia scabbia, non è la scabbia che sicuramente ha avuto Anvil. Però ecco, spero di aver passato quello che voglio costruire con Escapia. È un percorso di crescita per dei ragazzi, perché non si è sempre avventurieri adulti, seri, bellissimi, con i muscoli pronti a combattere. Si è, prima di quello si è stati anche ragazzi. Quindi il concept della classe, che appunto venne discusso da Anvil tempo fa, quando... dicevo, Anvil, parlavamo del concept di Escapia quando venne pensato per la prima volta. E Anvil mi parlò, mi disse: sai, pensavo a questa cosa, perché poi ci fu Bastards, lui prese Bastards, e c'era questo concetto della classe, che poi io pure, che è comunque vicino anche al mio mondo professionale, è bello secondo me il fatto che abbiano fatto dei personaggi imperfetti sia perfetto. Quindi la prima sessione era piena di ansia da passare. Sai che è che questi personaggi, e penso che veramente ci sia un grado di affezione, di affezionamento che possiamo provare inimmaginabile rispetto ad altri personaggi, e il potenziale per questo party è immenso. Non è che loro siano imperfetti, loro devono semplicemente crescere. È questa la cosa bella, che tu impersoni qualcuno che è alle pendici di cioè in quella fase critica a 15-16 anni, quando il mondo intorno ti dice devi crescere, e tu che in parte ti senti bambino, in parte ti senti più avanti del mondo stesso. È bello da giocare, è bello. Lo immaginavo così comunque quando lo pensavo, eh. Sono felice che lo sto giocando invece. Io già la prima sessione mi sto emozionando, perché comunque alla fine... è l'inizio di un nuovo ciclo, quindi ci sono stati durante il processo di creazione, mi sono riscontrato con tutti i ricordi anche legati al Lodge, quindi a tutto il contesto di dar vita a qualcosa che poi prenderà sempre più forma nel tempo. E da un lato mi sto preparando anche al percorso, come hanno fatto Morgan, Garrett, Ganork, e Valmeros, in parte anche Erdan. Quindi mi sto preparando anche a tutto il percorso di crescita che ci aspetta. Però è bello. Ma sarà molto diversa la crescita. Sì, e sarà ancora peggio, perché questi sono ragazzi. Appunto. Sento già che ci saranno dei momenti molto, molto, molto belli. Anche perché il concept che ha preparato anche il dottor Morgan si incastra alla perfezione con le personaggi che avete creato, perché credetemi, dal mio punto di vista che già penso alcune cose, voi non avete veramente idea di come vi incastrate bene tutti. Ti dico pure un'altra cosa, io sono molto felice
perché questa volta mi sto giocando qualcosa di davvero diverso dal solito, che magari sono solito portare. Magari dei personaggi un po' più tutti d'un pezzo, più d'azione, più convinti. Invece questa volta ho un modo di esplorare anche un modo di intendere l'evoluzione psicologica del personaggio, il personaggio in sé, come qualcosa di veramente, veramente nuovo. E ti ringrazio ancora per avermi permesso di giocare questa cosa anziché masterarla, dover creare. Ovviamente non è la stessa storia, chiaro, però il concept a me sarebbe piaciuto da giocare in primo luogo, se no non l'avrei pensato, quindi ti ringrazio per rendere reale ciò che invece era un mio sogno tempo fa. Era troppo bello per lasciarlo nel cassetto. Escapia doveva vedere la luce prima o poi, c'erano altre idee, ma prevalso, se è prevalso un motivo c'è. Io sono anche felice di avere con noi, perché credo che Etienne sia una figura che magari chi ha visto la prima parte della live dica, ovviamente, come guarda quando entra in una classe, c'è sempre il cazzone e tutti dice ah vabbè, ma è quello che palle, parla sempre di ste cose, e invece poi scopri che basta una parola umana e dietro scopri che dietro scopri che c'è un personaggio molto più combattuto, perché alla fine ci pensate, anche gli studenti hanno tutti i loro motivi per essere come sono, chi più inclini alla vita affrontata come magari una persona con zero pensieri può fare, invece ci sono quelli più complicati, quelli con situazioni particolari. Etienne magari lo è, lo scopriremo. Felix ha una profondità che riguarda quella parte invece di ragazzi che non credono in se stessi, o che meglio si impegnano a credere perché sanno che possono fare di più, però si trovano in contesti in cui sono sicuri che devono anche, cioè in certo senso sono più spugne che assorbono dall'ambiente, giusto Anvil, correggimi. Più che altro, come ho detto, lui è un sognatore a tutti gli effetti, lui è una di quelle persone che magari ha avuto una vita difficile, che magari però è stato cresciuto con molto amore, con molta bontà. E grazie a questa cosa, non arrendersi mai, sostanzialmente, il concept di Felix. Anche se magari ora va tutto male, non perdere la speranza. Mi piace tanto pensarlo così, Felix. E poi infine Philip. Philip Borraccia, alcuni se ne sono accorti in chat. Dice, secondo me sarà un personaggio bomba. Perché Philip ci rappresenta, è l'ozio di tutti. Rappresenta tutti gli studenti che non hanno voglia di fare niente, che è la parte che è più diffusa, la tipologia di studente più diffusa. Sì, è quello più diffuso, però appunto diciamo che lui ancora è come se si sentisse un po' nella culla, perché è sempre stato il figlio prediletto, la famiglia ricca, quindi che gli ha sempre dato tutto, che non doveva guadagnarsi niente perché qualsiasi cosa la poteva ottenere, quindi ora da un po' si sta cominciando a scontrare con la realtà dei fatti, dove nessuno ti dà niente, te lo devi solo guadagnare, ma ancora deve uscire da questa sua idea, da questa sua convinzione. Ragazzi, io non vedo l'ora di andare all'avventura con voi e di avere, Madonna, quel mood, perché già io l'ho sentito proprio quel mood da siamo compagni di classe, organizziamo festini alcolici, Siamo di pe... quindi potenziale immenso. Penso che adesso, ad ora, sia la mia sessione 1, o meglio sessione 0, preferita di tutti i tempi. C'è un potenziale mai avuto questo mood con qualcuno, soprattutto con Felice, che voglio di nuovo ringraziare. Grazie mille per essere qui, Feli. È veramente grandioso. Adesso dico io una cosa, ragazzi. Non vuoi fare la stappa lacrime, ma dico io una cosa. A parte che ho avuto l'impressione, non solo in game, ma in meta, come gruppo, ma mi permetto anche come community, come partecipano,
di essere entrato in un qualcosa di grande. Cioè, anche se questa sessione non l'avessi giocata, ma fossi stato in chat a guardarla, mi sarei sentito proprio parte di un qualcosa di grosso, no? Perché questa intensità emotiva che state provando adesso voi, che abbiamo provato in game, che provate da mesi, perché io li sento parlare a sti ragazzi da mesi di Escapia, ci stanno lavorando in una maniera incredibile. Si respira, si vede e penso che la possiate vedere anche voi, quindi è non solo un onore, è meraviglioso, mi sento pieno, davvero, e non vedo l'ora di crescere io come Felice e io come Tien, in questo caso, che è un PG opposto a come sono io, e quindi voglio vedere cosa succederà, e non vedo l'ora, ragazzi. Quindi grazie a voi, ragazzi, grazie per questo, è il gioco di ruolo, ragazzi. Questo penso è il gioco di ruolo. Che si sia capito. Noi vogliamo ricominciare, vogliamo riportare il canale al volervi raccontare grandissime storie, tutte collegate, quindi come abbiamo detto all'inizio, adesso è finalmente ricominciata, con una faccia diversa, un mood diverso, ma adesso è finalmente cominciato l'Escapiaverse e tutti i collegamenti che avranno luogo, tutte le storie avvincenti, riuscite, o meno anche, perché anche i fallimenti fanno parte anche degli universi narrativi, le falle, gli errori. Però ho dimenticato di scrivere. Ci manca tanto portarvi qualcosa come Lodge. Abbiamo imparato tanto a portarvi Lodge. Abbiamo capito tante cose e sono felicissimo di questa cosa. Sono felice che Golden Bolt sia collegata, Leggenda sia collegata, che Bastards sia collegata in qualche modo, perché è lo stesso mondo, è nello stesso mondo. Chissà vedere... se si scoprirà di più o meno, però mi ha fatto genuinamente piacere che Umberto abbia messo anche questi gazzettini che ti spiegano le cose che stanno, cioè non per forza deve essere collegata come Lodge, che vedi il personaggio, devi salvare l'universo, cose strane, no? Ci sta anche che magari dall'altro lato del mondo è successa una cosa grande e che poi si venga a sapere, è fighissimo. Stiamo creando una nuova cosa, lo stiamo facendo con voi, lo stiamo facendo con voi, lo stiamo facendo con Felice di Wikiroll, lo stiamo facendo con il dottor Morgan che ci raggiungerà penso presto, e con voi tutti che vi siete seguiti questa prima avvincente puntata e che ci state già riempendo di complimenti, quindi grazie. Ma ragazzi, l'Escapiaverse non finisce qui, anzi continua già da mercoledì, perché iniziamo ora, come fa a finire qui, scusa? No, ma non finisce qui nel senso che ci sono già, abbiamo una campagna, anzi una campagna già conclusa, già collegata a Escapia, e abbiamo Leggenda. E com'è collegata? Davanti cazzi tuoi. Voglio saperlo. È una domanda legittima. E poi c'è già un'altra campagna all'attivo, che è la Keys from the Golden Vault di Anvil, che ragazzi, per i più attenti, abbiamo già qualche piccolo, io l'ho spottato in qualche piccola intuizione, e già abbiamo anche, avete visto che a quanto pare ci sono stati 3 tizi che hanno fatto un massacro a Icewind Dale. Non serve che lo spieghi. Sì, ci troviamo nello stesso universo di Bastards. Come collegato? Non si sa. Seguiteci alla scoperta di questo grande universo che ci aspetta con questa e tante altre avventure che usciranno per Dungeons & Dragons anche nei prossimi anni. Perché sì, Escapia ci aspetterà. Esattamente come per Lodge, andrà a creare un'altra grande storia. Quindi ogni avventura ufficiale che giocheremo, probabilmente, a meno che non sia in setting diverso come Dragonlance, che ovviamente non puoi, certo, collegarla, penso, poi non lo so, però ci proveremo e lo faremo ancora più in grande sempre. Quindi grazie a tutti. Grazie. Io volevo ringraziarvi anche per alcuni messaggi che ho letto, vi ringrazio di puro cuore, perché mi fa piacere avervi trasmesso quello che volevo con... quello che i ragazzi, ma che poi ci hanno pensato loro, perché essenzialmente loro hanno, dopo il discorso con la professoressa, c'è stata una presa di coscienza, forse più piccola, chi più piccola, chi più grande, chi ha cominciato, chi magari ha voluto ancora ignorare, ma vedrete. E quindi la prossima volta avremo anche il dottor Morgan con noi.
e sicuramente sarà abilitato sia all'inerà a casa per lanciare messaggio. E tutti quanti comunque sì, ottenete messaggio, mentre la prossima sessione ve lo potete aggiungere tranquillamente. E niente, io vi ringrazio ancora per essere stati con noi. Buraccia, ci sono dei ringrazi prima di staccare? Prima di staccare sì, ringraziamo Goodrick per i suoi 4 mesi assieme a noi, di passaggio per il rinnovo del 4° mese, non vedo l'ora di recuperarmi l'inizio di questa avventura. Grazie mille Goodrick. Grazie a Pedruk99 per essersi unito al tavolo per la prima volta, un carosissimo benvenuto, benvenuta, grazie mille per Tuk, grazie mille. Pillone, grazie mille per la tua donazione in bit, Umbe, davvero grazie, bellissima sessione, qualcosa di davvero nuovo e fresco, con un clima davvero nuovo, stai tranquillo che i messaggi che volevi passare sono arrivati. Grazie. Grazie mille tante Pillone, e ringraziamo anche Davide Slayer per i suoi 27 mesi assieme a noi, grazie mille Davi, grazie mille a tutti quelli che ci hanno seguito in questa prima puntata di Escapia, e grazie anche a te Felice per aver giocato insieme a noi questa sera per i prossimi 50 anni. Peggio per voi. Abbiamo un contratto con Felice, lui giocherà con noi per 3 anni, poi quando scade il contratto. Ma se lo viola che succede? Si trova un altro capellone. Capelloni. Ma se lo viola questo contratto che succede? Troveremo un altro capellone. Ah no, non gli... cioè, non ha messo l'anima in... Cioè, no, non c'è mortifero di mezzo. Ah no, niente ancora. Anima se viola una condizione, no, ho capito. No, va bene. Niente sangue in questa avventura. No, e poi mi ha fatto ridere che appena avete ucciso i cosi... Uccide il sangue. Sì. Giusto. Comunque. Violenza grafica, ora il video verrà demonetizzato. Ragazzi, detto questo, noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Ci vediamo mercoledì con chi. No, vi ricordiamo che è giovedì. No, marzo. La prossima settimana è giovedì. Hai ragione. Quindi ci vediamo solo per la prossima settimana, visto che io ho un evento anche abbastanza particolare, quindi non posso esserci, però ci vediamo giovedì con The Keys from the Golden Vault, sessione 2, e poi domenica, come al solito, con Escapia. Ci vediamo quindi, ragazzi, perché dobbiamo mettere in modo il piano, no scusa, sì, giovedì 13, perdonami, dobbiamo mettere in modo il piano. Yes, il piano, si va all'azione già. Che farà, sarà un fallimento totale. Ho la mia saponetta. Mamma mia, io voglio sapere di sta saponetta, chissà. Ne voglio sapere di più. Nome live? Posso andare in bagno. Benvenuti a Candle. Però posso andare in bagno, era onorable mention. No, facciamo le frasi che dicono gli studenti solitamente. Posso andare in bagno, ci sta. Dai, sì, è vero. Va bene. Giusto. Signore, grazie per essere stati con noi. Da Amberdale. Anvil. Felice. La sedia? No. Borraccio. Era tutto troppo perfetto. Qualcosa dovevo distruggere. Una buona lezione. Buona lezione a tutti. Ci stanno io i credits. Io faccio come Felix, mo. Fate anche voi come Felix. Fate come Felix. Ci stanno i credits. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.